sederci così cominciamo i lavori. Quindi non siamo proprio tutti, ma siamo un bel numero, quindi possiamo dare l'avvio alle nostre nostri lavori. Allora, io vi devo innanzitutto, io sono Biggi dell'Istituto di Teatro Melodramma, per chi non mi conosce, e vi devo portare i saluti del nostro presidente Giovanni Bazzoli e della segreteria generale, che è la dottoressa Renata Codello, che ci augurano un buon lavoro. Non possono essere qui con noi perché sono impegnati in altre, il presidente poi vive a Milano, quindi raramente è qui con noi. Allora, io come concordato con Marco vi devo dire due parole di introduzione, e in particolar modo vorrei dirvi due parole sulla Fondazione Cini e sul nostro istituto in particolare, visto che siete anche molti stranieri, quindi forse non conoscete bene la storia di questo posto e di questo, diciamo, centro. Allora, la Fondazione Giorgio Cini è stata creata nel 1951 dopo due anni di lavori e di restauri, perché quest'isola, che era un convento benedettino, completamente tutta l'isola era presa dai benedettini, è stato dismesso con il vostro amico Napoleone, come sempre. Ecco, non so se vuoi tradurre come preferisci, mi capite? Parlo lentamente. Usare il convix e la fonte a Napoleone, come ti fa? Va bene, come tantissimi conventi in Italia e nel mondo. Allora, dopo appunto questa chiusura, l'andata via dei monaci, quest'isola è diventata una caserma, un luogo di lavoro, c'erano diversi laboratori, fabbriche, falegnamerie, tipografie. Poi durante la guerra è stato anche deposito di armi. Quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale era un luogo praticamente distrutto, abbandonato, lasciato a se stesso. Ecco che quindi il nostro fondatore Vittorio Cini lui era, diciamo, Conte Cini era ricchissimo, e purtroppo nel 49 aveva perso suo figlio Giorgio Cini, che era tra l'altro morto in Francia, a Nizza, perché lui guidava l'aereo ed era andato a trovare la sua fidanzata francese che stava a Nizza, e ha avuto un incidente aereo. Il fondatore Vittorio Cini, che ha acheté le Conte, ha acheté ces lieux, il y a eu une tragédie nel 49? Sì, nel 49. Nella primavera del 49. Che era un aviateur, è decédé, aveva un accident in France, perché aveva una fiancée francese. Un'attrice. Lui era figlio di Lida Borelli e di Vittorio Cini. Voi sapete che l'attrice Lida Borelli è una delle due sorelle Borelli, aveva sposato Vittorio Cini, e questo Giorgio era stato il loro primo figlio. Ecco che Lida Borelli si è constata del teatro e del cinema del secolo, quindi voilà, il lien al teatro è très fort dal départ. Noi abbiamo fatto anche una mostra dedicata a Lida Borelli, un bel libro in cui abbiamo studiato e creato tutta la sua teatrografia, perché lei è stata studiata molto come attrice di cinema e molto meno per la sua attività di teatro, mentre, diciamo, lei dal 1901 fino al 1914, quando comincia a fare cinema, è una grande attrice di teatro. La prima Salome, insomma, è stata un personaggio importante. Allora, per ricordare il figlio, Vittorio Cini decide di fare di quest'isola un centro di studi umanistici, quindi dedicare questi spazi che lui ha restaurato e rimesso, diciamo, come vedete adesso, un lavoro durato ben due anni, e quindi da una parte fare un centro di studi appunto umanistici, sulla letteratura, sull'arte, sulla storia, sul teatro, sulla musica,
dall'altra parte invece creare un centro di formazione per i giovani veneziani non abbienti per studiare i mestieri marinari. Infatti si chiamava Centro per i Marinaretti. Donc, da côté, il crea questo centro per le scienze umane, la letteratura, il teatro, eccetera, ma dall'altro côté, il crea un centro per i giovani di classe défavorisée per apprendre des métiers liés alla mer. Sì, a guidare i vaporetti, a costruire navi, insomma, quindi è stata un'azione molto importante, diciamo, perché qui siamo appunto subito dopo la seconda guerra, quindi la situazione sociale era abbastanza, insomma, critica. Ecco che quindi la Fondazione Cini viene aperta nel 1951 con questi due poli e questi due centri, diciamo. Tra questi centri c'è quello di Centro di Civiltà, da cui poi nel 1956 viene fondato il nostro istituto, che all'epoca si chiamava Istituto per le Lettere, la Musica e il Teatro. Sì, adesso si chiama Istituto per il Teatro e il Melodramma, però questo nome lo ha preso dal 2007, cioè da quando io sono diventata direttore, perché non essendo io un letterato ho detto non mi posso occupare anche del settore di letteratura. La parte musicale era già stata scorporata nel 1985 dal professor Giovanni Morelli, che è stato un importante musicologo che ha lavorato a Ca' Foscari e che ha creato, diciamo, questo istituto sulla musica, tra l'altro dedicato alla musica contemporanea, quindi dove ci sono molti archivi come quello di Malipiero, di Nino Rota e di tanti altri, Manzoni, l'ultimo Giacomo Manzoni che è stato ricordato pochi giorni fa. Ma continuiamo con la storia del nostro istituto. Quindi nel 1956 Vittore Branca, che all'epoca era segretario generale, decide di, insieme con un accordo con Vittorio Cini, che appunto amava molto il teatro, di fondare questo istituto. Questo istituto viene, gli viene data la direzione a Ortolani, a Giuseppe Ortolani, l'esperto di Goldoni, che forse voi conoscete per questo motivo. Ortolani però all'epoca era molto anziano ed era anche già direttore della Casa Goldoni, quella che si trova a San Tommaso. Quindi prende questo incarico, ma in realtà anche per problemi di salute, infatti poi lui mancherà nel 58, non se ne occupa. E fortunatamente lo sostituisce sempre, anche in questi anni fin dall'inizio, il professor Gianfranco Folena. Gianfranco Folena, anche questo forse lo conoscete, è un nome molto importante, diciamo, nella cultura italiana di quegli anni, è un linguista, un italianista ed è stata una figura direi fondamentale. Infatti nel 58, quando muore Ortolani, viene richiesto come direttore Siciliani, che era il direttore artistico del Maggio Musicale Fiorentino. Gli viene chiesto di far parte di questa, di fare, diciamo, di, come direttore di questo istituto, in cui tra l'altro nel consiglio c'era Paolo Grassi, c'era Migliorini, c'erano anche molti studiosi di teatro, ma lui non accetta. Quindi all'inizio del 59 si decide di dare la direzione a Folena, che la terrà fino al 92. Ecco che con la direzione di Folena quindi l'istituto prende delle direzioni di studio molto, molto originali e particolari rispetto al panorama italiano dell'epoca. Per esempio, una delle cose più interessanti è che nel 57 questo istituto aveva avuto, grazie appunto alla magnificenza di Vittorio Cini, questo fondo Rolandi. Forse anche di questo avete sentito parlare, che è un fondo di libretti d'opera grande, quasi come quello della Library of Congress di Washington. Sono circa 30.000 titoli che vanno dalle cinquecentine, cioè quindi dai primi testi legati allo spettacolo, fino al Novecento, alla metà del Novecento. Ecco che quindi Folena inizia questa serie di studi di commissione
convegni, incontri e di pubblicazioni dedicata al libretto d'opera come fatto letterario. Tenete presente che siamo alla fine degli anni 50. In quegli anni il libretto d'opera era considerato un genere letterario di infimo ordine, cioè nessuno si era mai occupato di studiare questa materia. Ecco che quindi dà l'avvio a una, insomma, diciamo, forma di ricerca che è molto nuova per l'epoca e che continuerà appunto fino agli anni 90, creando appunto un nuovo ambito di studi anche rispetto alla musicologia dell'epoca. Insomma, le riunioni che si facevano qui a settembre con tutti i musicologi del mondo sono state veramente storiche e importanti. Contemporaneamente inizia a fare questo atlante linguistico del Mediterraneo, di cui ancora oggi abbiamo le mappe, le carte, insomma, importanti. Studia, diciamo, in questo istituto si inizia a studiare anche la scenografia, che all'epoca, anche sull'onda di molti incontri che si facevano in Francia, no, sulle vie teatrali della Renaissance e altri incontri di questo tipo, qui a Venezia si fanno, qui alla Cini si fanno mostre e incontri legati a questo tema, che sarà anche questo una delle, come dire, direttive di ricerca dell'istituto. Ecco, io non vi trattengo oltre, vi dico solo che nella cartella vi abbiamo messo un foglietto in cui vi raccontiamo quelli che sono i fondi, cioè gli archivi del nostro istituto e un pochino quelle che sono le attività che generalmente facciamo. Ecco, diciamo che, giusto per citarvi, insomma, gli archivi più importanti sono, oltre a Rolandi, cioè libretti d'opera, infatti il nome Melodramma deriva da questa presenza, c'è il fondo di l'archivio, il grande archivio di Eleonora Duse, che è il più importante al mondo, in quanto è una donazione che deriva dalla famiglia, quindi noi abbiamo avuto, grazie all'intermediazione di Gianfrancesco Malipiero, tutti i materiali della Duse che erano conservati dalla figlia e poi dalla nipote, sono giunti qui negli anni 60, e poi a questa donazione si sono legate quella della Signorelli, quella di cioè il Carteggi con Boito, tantissimi materiali, fino ad arrivare all'ultima, che è quella che è stata di Lee Strasberg, cioè la moglie di Strasberg qualche anno fa ci ha portato da New York i materiali che lui aveva raccolto, perché lui aveva visto la Duse a New York nell'ultima tournée e ne era rimasto folgorato, quindi per tutta la vita ha raccolto materiali relativi alla Duse. E qui mi piace fare un accenno divertente: se voi state attenti, in molte foto di Marilyn Monroe potrete vedere sullo sfondo una foto della Duse che Strasberg gli aveva regalato. Ecco, quindi ci sono così delle curiosità carine. Comunque sulla Duse noi continuiamo a lavorare, abbiamo fatto dalla mostra del 2001, che ormai è sembra preistoria, la grande mostra del 2011-12, e poi abbiamo un punto aperto, questa stanza Duse, che è l'archivio in cui si mantengono i materiali, ma che apriamo, non è stata chiusa durante il Covid, ma adesso vogliamo aprirla, aperta liberamente al pubblico, insomma, infatti se volete, poi nei prossimi giorni possiamo fare un piccolo tour di sopra, anche se volete vi mostro anche gli spazi dell'istituto dove ci sono appunto dove ci sono materiali diversi, la biblioteca, insomma, così avete un po' un'idea concretamente di cos'è che si fa qui, ecco, perché mi immagino che come se io vivo in Francia e non so esattamente, anche per voi può essere curioso, insomma, conoscere questo spazio. Ecco, ancora velocemente, il nostro ruolo quindi è quello di promuovere gli studi teatrali, di come dire, diffondere la conoscenza dei nostri archivi. Diciamo dal 2007 a oggi, cioè appunto da quando dirigo questa istituzione, questo istituto, ho cercato di aprire molto alle donazioni, a cominciare da quella di Luigi Squarzina, che abbiamo avuto appunto dalla moglie, ma eravamo già d'accordo con lui. Poi abbiamo, non so, quella di Paolo Poli, per esempio, che è un grande attore italiano, l'archivio di Maurizio Scaparro, anche questo che è stato un regista, ma nello stesso tempo un organizzatore teatrale, uno studioso. Tra l'altro lui aveva lavorato con Folena sulla lingua del teatro, quindi avevano fatto anche degli incontri insieme. Poi abbiamo dei fondi di scenografi, abbiamo dei fondi anche di
Perché un'attenzione sempre del centro di civiltà della Fondazione Cini è quella di guardare la cultura veneta e veneziana. Quindi noi in questo lato abbiamo raccolto gli archivi di alcuni attori e di alcuni registi come Giovanni Poli, che è stato il fondatore del teatro dell'Università di Ca' Foscari e tanto altro, Nardo Momo e altri materiali di questo tipo. Quindi promozione e diffusione della conoscenza di questi materiali. Nello stesso tempo facciamo sempre, come in questo caso, convegni, incontri in sinergia con altre istituzioni. Quindi per esempio abbiamo fatto un progetto europeo con Ca' Foscari dedicato a Shakespeare, The Merchant of Venice, e Shakespeare in Venice. Insomma, è stata una bella esperienza, molto corposa. Per 3 anni abbiamo co-gestito un fondo europeo, quindi un lavoro importante. E poi cerchiamo di fare anche, se possibile, ospitare letture, insomma non spettacoli perché non siamo un teatro, un'istituzione, però abbiamo collaborato con l'Accademia Teatrale Veneta, con l'Accademia Paolo Grassi, insomma con alcune istituzioni che si dedicano al teatro. Ecco, io sono a disposizione. Ah, giusto, bravo, grazie Marco, mi dimenticavo la cosa più importante. Cioè, noi tra l'altro già con il fondo Rolandi, quindi con l'arrivo del 57 dei libretti d'opera, sono arrivati tantissimi libri, perché questo signore, che era appunto un medico romano, aveva una passione sfrenata, aveva comprato tantissimi libri anche antichi, tra cui anche molte riviste di teatro. Per esempio una serie molto grande di Le Teatro, che è appunto questo, deriva dalla nostra collezione, oppure del Teatro Illustrato, e su questo materiale già da anni stiamo procedendo con la digitalizzazione. Sono tutte schedate in SBN ovviamente, quindi se vuole consultarle può farlo attraverso il sistema bibliotecario, ma adesso in rete noi abbiamo proprio una parte dei nostri archivi digitali, di cui magari parlerà Marianna Zannoni, che si è occupata direi più personalmente proprio di fare questo lavoro. Abbiamo già una parte in rete che è tutta la serie completa del Teatro Illustrato, quello che comincia nel 1880, quindi la prima serie. Abbiamo già digitalizzato alcune annate di Le Théâtre, qualcuno ha già visto, questo, ha potuto consultare questo materiale in digitale. Stiamo cercando di, con i nostri tecnici informatici, che come sapete sono molto molto noiosi e lenti, abbiamo già preparato 3 annate, cioè il 1898-99 e 1900, appunto, che è stato già consultato, per metterli in rete direttamente. Ecco, abbiamo fatto questo lavoro anche con l'OCR per poter fare ricerche, ma ripeto, di questo poi vi spiegherà magari durante la tavola rotonda o durante il suo intervento meglio lei, per darvi delle indicazioni più precise se mi serve utilizzarli. Ecco, niente, quindi è nostra intenzione procedere con questo lavoro sulle riviste. Abbiamo appunto tantissime riviste, sia di musicologia che di teatro, e direi che auguro a tutti buon lavoro. Saranno 3 giorni intensi, ecco, quindi però mi sembra un'ottima occasione anche per incontrarci. E buon lavoro, e cedo la parola. Grazie Lidia. Allora, prima di tutto, che bello ritrovarsi qui. Qu'est-ce que c'est bien de vous revoir tous ici dans ce lieu magnifique. Donc, je vais essayer de jongler un petit peu fra l'italiano e il francese. È un po' quello qu'on va faire ces jours-ci. Et ringrazio fin d'ora, je remercie tous ceux qui ont fait l'effort. Ha fatto lo sforzo di fare dei PowerPoint in francese, se sono italiani, in italiano se sono francese, eccetera, le resume, gli assunti.
perché ci siamo detti che fare la traduzione simultanea, la traduzione simultanea c'était trop lourd, e come finalmente c'est deux langues sœurs, sono due lingue sorelle, insomma, facciamo il surf da l'una all'altra, on va surfer sur l'une et l'autre, e voilà. E ci dovremo intendere, poi ci sono io, c'è Sophie, c'è Romain, ci sarà Erika Magris, ci sarà Cristina Tosetto, che sono tutti dei bilingui, cercheremo di fare della traduzione simultanea volante. Puis il y a Eva Gaglia qui paraît-il parle trois, je ne sais plus combien de langues, donc elle peut traduire. Donc on va essayer de. Cerchiamo di fare così. Ma siccome io parlo in rappresentanza dell'università francese, je redeviens Marco Consolini. Marco Consolini, e je vais dire quelques mots en français. J'espère que vous allez me suivre, mes amis et compatriotes italiens. Alors, donc, déjà, encore une fois, merci à Ida, merci à Marianne, et à Arnaud, à Romain et à Sophie. On a fait un travail important. Et ce colloque est l'aboutissement d'un très long travail, vous le savez, je pense, collectif, et aussi d'une synergie internationale. Alors, un très bref historique. Le groupe de recherche interuniversitaire sur les revues de théâtre, nous on appelle GRIRT, est né en 2011, mais dès 2012, lors du colloque de la Consulta Universitaria Teatrale, qui est l'association qui gère qui réunit tous les universitaires en études théâtrales en Italie, qui a eu lieu à Bologne donc en 2012, qui était consacré aux revues, il y a eu la rencontre avec Ida, et le début de la collaboration avec l'Istituto per il Teatro e Melodramma de la Fondazione Giorgio Cini, et donc une collaboration étroite qui aboutit aujourd'hui à la réalisation de ce colloque. Par ailleurs, je tiens à rappeler que dès 2002, donc il y a 20 ans, 20 années fa, à Ferrara, lors d'un colloque consacré à la mémoire de Fabrizio Cruciani, qui était un grand passionné de revue, toujours dans le cadre d'un dialogue entre les universités françaises et italiennes, un premier projet de recherche collective avait été annoncé avec Roberta Gandolfi, qui n'est pas là en ce moment mais qui va arriver bientôt, et cela grâce aussi à quelqu'un d'autre qui a compté beaucoup pour ces projets sur le revue, qui est Daniele Serrani, qui a enseigné à Ferrara. Et pendant toutes ces années, le séminaire annuel du GRIRT et ses différentes actions ont prolongé ce dialogue et cultivé ce réseau international. Donc nous nous retrouvons ici aujourd'hui, grâce à la disponibilité et au travail de Marie-Aïd, de Marianne, de Linda et d'autres de la Fondation Giorgio Cini, donc avec l'Institut per il Teatro e Melodramma, qui a pris dès le départ à ce projet, et donc on arrive à la conclusion de ce long processus. Quelques mots pour encadrer un peu l'objet de ce travail. Donc, Olivier Corpé, qui était le premier directeur de l'IMEC, qui est décédé malheureusement récemment, en 1994, écrivait « Par sa complexité, sa multidimensionnalité, une revue requiert une approche qualitative extrêmement fine, qui n'oublie jamais que son histoire ne peut se réduire à l'analyse de ses sommaires et de ses index. En effet, il existe dans tout projet de revue une dimension propre à sa fabrique qui impose de considérer chaque revue particulière comme un fait éditorial total. Cette considération de base, conçue pour les revues littéraires et culturelles en général, s'adapte parfaitement au cas particulier de notre champ théâtral. Mais il faut insister encore une fois sur le fait que la spécificité même de ce champ théâtral, c'est-à-dire la nature éphémère des œuvres théâtrales, et donc la nécessité de repérer des éléments de durée auxquels accrocher le travail de recherche historiographique, eh bien ce champ spécifique rend doublement prolifique l'analyse des périodiques. Pourquoi ? Parce que
ces périodiques se situent exactement au carrefour entre les processus de création et les processus de réception de la dramatique. À plus forte raison, nous avons donc à considérer ces périodiques comme des outils précieux pour l'historiographie, pour la grande masse d'informations qu'ils véhiculent, mais aussi comme des objets de recherche à part entière, car ils sont toujours l'émanation d'organismes vivants, de lieux de réflexion et de production de la pensée théâtrale. Pour les aborder, il est nécessaire de tenir compte de leur contenu textuel, bien évidemment, mais aussi de leur morphologie. Parce que, comme l'a souligné Evangelia Hastell, le périodique non seulement crée et transmet, mais signifie par son identité conceptuelle, visuelle, typographique et matérielle. Mais aussi de leur fabrique éditoriale. C'est-à-dire, je cite encore Olivier Corpé, l'ensemble des dispositifs matériels, fonctionnels et symboliques, à la fois externes et internes, explicites et implicites, visibles et cachés, qui déterminent l'organisation et la production de la revue et de ses sommaires, et qui organisent les relations de la revue avec le cercle des auteurs et le réseau de ses lecteurs. Donc, cette triple stratégie d'enquête, qui est un peu la base structurelle de notre travail depuis 10 ans, va nous mener à prendre en compte les revues, soient-elles des revues recueil ou des revues famille, des revues personne ou des revues carrefour, pour reprendre des définitions assez célèbres de Jacques Julliard, des revues techniques ou des revues de combat, des revues cénacle ou des revues d'actualité, pour reprendre cette fois des citations, des définitions de Jean-Richard Bloch, comme des lieux, toutes ces revues, il faut les prendre comme des lieux permettant de reconstruire des espaces sociaux ou des cercles de sociabilité. Ça, c'est une définition de Christophe Pontchassan, ou plus simplement, des réseaux qui sont à la fois le point d'origine et le destinataire de la revue, comme l'a écrit Paula, qui est ici aussi, aujourd'hui. Or, je cite encore Evangelia, un des avantages du terme réseau est qu'il souligne la dynamique relationnelle, en termes de relations humaines, mais aussi entre les idées, les formes et leur action, en prêtant attention à la circulation et à la transmission des créations littéraires, des idées, des modèles graphiques et typographiques. Donc, revue comme fait éditorial total et comme organisme vivant, processus de création et processus de réception comme perspective d'enquête pour restituer la durée du travail théâtral, contenu textuel, morphologie et fabrique éditoriale comme triple stratégie d'analyse, espaces sociaux ou cercles de sociabilité ou plus simplement réseaux comme horizon vers lesquels adresser nos interrogations pour situer les revues dans leur contexte. Voilà donc quelques mots-clés qui vont circuler sans doute dans nos communications et qui feront en sorte, nous l'espérons, que les études monographiques que nous découvrirons ces jours-ci sur le périodique théâtral aux caractéristiques les plus disparates, du raffinement le plus esthétisant à l'engagement politique le plus militant, de la réflexion critique la plus intellectuelle au panorama le plus commercial des formes spectaculaires, etc., et bien que tous ces périodiques aux caractéristiques les plus disparates puissent constituer un ensemble cohérent et fructueux pour la réflexion historiographique sur le théâtre. Voilà les mots que je voulais mettre juste en introduction, mais je tiens encore une fois à souligner que c'est grâce à Ida et à tous les collègues et à vous tous, parce que finalement on se retrouve, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on voit quelques têtes nouvelles, mais on voit aussi beaucoup de gens avec qui on collabore depuis longtemps, et c'est très, très. Je suis très heureux d'être là avec vous. Merci. Donc, moi, je propose qu'on commence tout de suite. Jean-Claude, si tu veux venir. Et Sonia. Pronta. Allora, dopo questa prima sessione ci sarà il caffè e poi dopo, ora a pranzo, andiamo tutti insieme al caffè San Giorgio, che è qui sull'isola. Oui, je reste parce que je veux.
Alors, avant de céder la parole à Jean-Claude Lyon, qui va modérer cette première petite session, je dois dire que donc Teresa Megari, qui devait intervenir en premier, a un problème familial qui l'empêche de venir, donc c'est moi qui lirai sa communication. Bien, nous commençons donc nos travaux et c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de présider cette première session et je tiens à remercier vivement les organisateurs du colloque et la Fondation Gini pour leur invitation. Alors, vous avez vu, on a un programme extrêmement dense, ça va être 3 jours sur la ligne de Fennemac, donc on est pressé, mais quand même, je veux juste saluer ce merveilleux projet de recherche sur les revues de théâtre. Sorte finale sous forme d'apothéose dans ce lieu merveilleux. Ce projet que j'ai suivi, accompagné, sans pouvoir m'y investir autant que j'aurais voulu, et qui, je peux le dire, et je pense que c'est important de le dire, a vraiment renouvelé notre connaissance des spectacles à l'époque contemporaine. Alors donc, je préciserai en français, puisque tu as dit tout à l'heure qu'on allait surfer, mais moi, sur une planche à voile, je coule, je resterai dans ma langue. Et on va tout de suite partir à Naples et à Vienne. Vous l'avez vu sur le programme, donc la première intervention, c'est celle de Teresa Megali, qui ne peut pas être avec nous. Je vous lis quand même sa petite biographie, et puis je passerai la parole à Marco, qui lira donc son intervention. Teresa Megali est historienne du théâtre et spécialiste de la comédie dell'arte. Elle est l'auteur de monographies et d'essais allant du XVIIe au XXe siècle. Parmi ses plus récents volumes, Trama et Terra, Commedia dell'arte nella Napoli spagnola, publié à Rome en 2017 et republié en 2020, ou encore Donne del nel teatro italiano, Noti storici, pratiche d'arte e di vita, publié à Vaclo en 2019, et qu'elle a écrit avec M. Surma et M. Burgul. En 2007, notre collègue a fondé la compagnie de théâtre universitaire Binario di Stampio, qu'elle dirige toujours. Elle est professeure en art du spectacle à l'Université de Florence et aussi déléguée aux activités spectaculaires de cette même université depuis 2011. Donc je passe la parole à Marco qui va nous lire son intervention. Merci Jean-Claude. Bon, je lis et je découvre avec vous cette communication, hein, donc j'espère de ne pas être trop milieu. Et allez, j'y vais. Donc, riflettere intorno alla stampa periodica significa porre l'attenzione su fonti primarie, per taluni aspetti impreviste, del teatro europeo, che la storiografia teatrale italiana ha fin qui generalmente trascurato o trattato solo parzialmente. Significa prioritariamente porsi il problema del recupero di un complesso patrimonio di notizie, per molti versi delicato e fragile, di inestimabile valore per lo storico dei processi teatrali e spettacolari, attraverso il quale il cosiddetto quarto potere ha plasmato l'idea stessa del teatro e dello spettacolo in età moderna e contemporanea. Tra le fonti periodiche del lungo Ottocento, in attesa di vario storico, si annovera il foglio partenopeo di una sola pagina intitolato Programma giornaliero degli spettacoli, balli, feste, concerti e altri divertimenti pubblici. Programma in vero e proprio bollettino ufficiale di notizie teatrali spettacolari che non risulta censito dall'elenco in vero parziale di Giuseppe Ottino dedicato alla stampa periodica italiana del 1875. Alto 30 cm, uscì dai torchi napoletani con cadenza quotidiana per lo spazio ininterrotto di 52 anni, dal 38 al 90, sotto l'egida della Real Soprintendenza dei Teatri e dello Spettacolo. A suo apparire venne impresso con continuità dallo stabilimento tipografico di Gaetano Nobile, ubicato al numero 3 di via Concezione a Toledo, e dalla tipografia di Giovan Battista Seguin, ubicata al numero 13 della strada dei Banchi Nuovi per qualche numero iniziale, limitato agli elenchi generali degli attori. Firmato ad ogni singola uscita da Vincenzo Brignole, segretario della Real Soprintendenza, assolveva a espliciti scopi di promozione pubblicitaria dell'articolato sistema dello spettacolo cittadino, sorvegliato, censurato tanto in epoca borbonica quanto in epoca post-unitaria.
rivolto al pubblico partenopeo e straniero che affollava i teatri e seguiva gli artisti su un numero altissimo di testate periodiche specializzate. Solo nel 1880 a Napoli si stampavano, ad esempio, 80 riviste teatrali. Il programma è una sorta di ciletta in grado di racchiudere in un sol colpo d'occhio l'offerta completa degli spettacoli autorizzati dalla vigile soprintendenza, che escludeva per decreto ogni forma di teatro di strada o di piazza denominato dai, nei suoi atti legislativi, teatro ambulante. Per essere, come recita il titolo, giornalieri, i programmi venivano composti tipograficamente di notte per assicurare la distribuzione entro le ore 2 del pomeriggio e senza soluzione di continuità coprivano l'intero anno, feste comprese. Fatti salvi la vigilia di Natale, il giovedì e il venerdì santo, uscivano sempre, con rarissimi salti e ancor più rare omissioni, come quella del 9 gennaio 1879, quando i teatri furono invitati a chiudere per l'anniversario della morte del re Vittorio Emanuele II. Fonte straordinaria della vitalità e della ricchezza culturale della Napoli ottocentesca, in cui il teatro incarnava un modello di vita collettiva interclassista, testimoni di una civiltà dello spettacolo pari solo a quelle espresse da Parigi, da Vienna o da Londra nel medesimo periodo storico, i programmi fissano per ciascun giorno dell'anno l'offerta spettacolare completa, autorizzata e vistata dalle autorità preposte all'ordine pubblico. Per tale organicità, se saputi interrogare, costituiscono dunque uno straordinario veicolo per la conoscenza dei repertori degli attori, della formazione delle compagnie e delle loro dinamiche interne, per lo studio dei gusti del pubblico, sia della Napoli borbonica, sia di quella post-unitaria, colta nel delicato momento durante il quale è costretta dalla storia a vedere sbiadire fino a dileguarsi l'antico ruolo di capitale. Simile all'apertura di un enorme sipario sulla città, il programma giornaliero era provvisto della trascrizione delle locandine dei maggiori teatri lirici e di prosa. Pertanto, disegnava la mappa completa dei luoghi di spettacolo e forniva notizie circa le compagnie attive in città, la composizione dei cast previsti nei principali teatri, con il nome degli attori, dei cantanti, il prezzo dei danzatori, oltre che dei personaggi da loro incarnati, il repertorio, il prezzo dei biglietti, persino gli orari degli spettacoli. Se assunti nel susseguirsi dei dati, i programmi rendono possibile la ricostruzione di uno specialissimo bordereau in grado di coprire il calendario teatrale spettacolare dal 15 aprile 1838 al 6 giugno 1890, un arco cronologico di oltre mezzo secolo attraverso il quale si conferiscono nomi, corpi e volti ad almeno due generazioni di attori, cantanti, danzatori, performer, autori, suggeritori, impresari, allestitori e attraverso il quale emerge il cartellone di ciascun teatro e spazio pubblico in modo tale da tracciare sotto gli occhi del lettore e spettatore un amplissimo panorama spettacolare. A scorrere pazientemente uno ad uno i programmi giornalieri affiorano le concatenazioni delle notizie minuziose e lenticolari, le riprese, le repliche, i cast con la sostituzione degli attori, i continui cambiamenti dei titoli, ad esempio. Se poco si sapesse delle prassi sceniche ottocentesche, molto la prenderemo dalla lettura puntuale dei programmi, paragonabili a un enorme manifesto che fotografa con i suoi 52 volumi l'offerta di teatro, spettacolo e arti varie in una città percorsa da una comunità solida e coesa di spettatori, dei quali gli stessi fogli stampati a scopo promozionale e regolarmente venduti con la formula dell'abbonamento sono una convincente prova. Sin dal primo numero si legge nello spazio tipografico in alto a destra: per ricevere questo foglio nella propria abitazione ogni giorno, non più tardi delle 2 pomeridiane, si paga per un mese posticipato grana 60, a segnalare senza equivoci l'impronta commerciale dell'iniziativa editoriale. Caso emblematico di come la stampa periodica specializzata in teatro fosse di prassi il potente strumento in mano alle agenzie al nord, a partire dal caso della milanese L'arte drammatica, di cui si parlerà Olivia, e al potere politico al sud. I programmi erano prerogativa della Real Soprintendenza, che sorvegliava ciò che andava e ciò che non andava in scena, ciò che si doveva e ciò che non si doveva vedere, ciò che era gradito e ciò che invece al contrario era sgradito al potere monarchico centrale. Se dunque le informazioni che ci arrivano non sono neutre, in quanto subiscono una preventiva scrematura, un preventivo vaglio legato come sono a individuati interessi politici e commerciali,
la proliferazione delle notizie e la loro moltiplicazione è l'altra faccia legata all'industria della riproduzione tipografica e meccanica. La combinazione delle notizie e la loro successione monotona e precisa seguono da vicino, quasi ricalcano la monotona e precisa successione dei caratteri tipografici del foglio. A causa della circolazione e della circuitazione delle informazioni che rimbalzano come schegge impazzite da un foglio a un altro, sono necessarie l'analisi stratigrafica fra vari fogli che trattano la medesima informazione teatrale e lo studio comparativo di quanto pubblicato dalle riviste coeve per far affiorare nuovo materiale documentario ed accrescere così i punti di vista. Espressione della ricca e variegata vita spettacolare della Napoli ottocentesca, il programma giornaliero di un solo foglio di carta non si limitava a riprodurre e collezionare i cartelloni dei principali teatri. Secondo le catalogazioni spettacolari onnicomprensive caratteristiche dell'Ottocento, registrava tutto quanto avvenisse in città nell'ambito dello spettacolo dal vivo, così da includere significativamente nella categoria anche talune principali esibizioni circensi e manifestazioni sportive, mostre di rarità umane e meccaniche, singoli concerti, esposizioni di meraviglia, persino declamazioni nei salotti. Lirica, prosa, danza, musica, feste ed altri divertimenti pubblici riflettono perciò i gusti del pubblico larghissimo di spettatori, trasversale alle classi sociali, che contribuiva ad alimentare il mito della città artista poco discosto da quello della città di bellezza e non di tutto paesaggistica fissato dai viaggiatori. E si noti come il termine divertimento, evocato nel lungo titolo, sia linguisticamente premiato in quanto riassume l'etimo originale dell'inglese sport per allargarsi a comprendere qualsiasi manifestazione visiva. Le notizie si saldano l'una all'altra, così che la serie completa dei programmi, guardata nel suo dispiegarsi lungo il corso di oltre 50 anni, crei un irresistibile effetto di marea spettacolare. Senza pausa alcuna, il flusso di spettacoli registra per primi sul retto i cartelloni dei regi teatri, Teatro San Carlo, Teatro del Fondo, affiancati da quelli dei maggiori teatri di proda impresariali, Teatro dei Fiorentini, Teatro Nuovo, Teatro San Lazzaro, Rossini, Bellini, Politeama, Circo Nazionale, per poi annotare sul verso l'offerta dei teatri e delle sale popolari, Teatro San Ferdinando, San Carlino, La Fenice, Partenope, Sedeto, Follie Drammatiche, Teatro del Varietà. Ovunque si alzasse il sipario, sontuoso o lacido che fosse. Vengono poi registrati luoghi sportivi, accademie, giardini, parchi pubblici e salotti privati, per una scansione quasi una radiografia, il più possibile completa degli eventi quotidiani. Con tutta evidenza i programmi si rivolgono a lettori, spettatori voraci, bulimici, abituati a una consuetudine quotidiana con i palcoscenici, attraversati da un'insaziabile necessità di teatro, inteso come rito sociale collettivo identitario, funzionale a fare gli italiani borghesi, non importa di quale taglia sociologica, se grande, piccola o media. Una simile serie a stampa, continuativa e specializzata, spalanca il nostro orizzonte conoscitivo circa la messa a punto della teatrografia di almeno due generazioni di attori, pur con l'avvertenza metodologica di Claudio Mendolesi che il repertorio non è una somma di testi, ma una psiche. Dai programmi giornalieri si traggono agevolmente le strategie dell'industria culturale dello spettacolo ottocentesco partenopeo, colta a lungo raggio nell'orizzonte temporale di mezzo secolo. La serie assomiglia a un gigantesco cartellone, a un patalogo senza immagini, capace di contenere e tramandare l'offerta complessiva della città, nel contempo di squadernarne in controluce la vita materiale. A scrutare a fondo la superficie dei meri dati, oltre alla ripetitività schematica della griglia tipografica, si registrano disseminate informazioni di prima mano circa la produzione e il consumo dello spettacolo inteso nella sua più ampia accezione. La stampa quotidiana di simile foglio, espressione dell'estrocrescente pubblicistica coeva, rende accessibile e documentabile quella produzione di spettacolo oggetto continuo, carattere storico forse più rilevante del teatro dell'Ottocento, che da solo ne determina meglio di altri la fisionomia. Notevole e inafferrabile spettacolo, per definizione statutaria fugace e volatile, viene nei fogli partenopei impressi dalla tipografia di nobile come raffreddato e congelato per essere consegnato dalla cronaca alla storia oltre l'immediatezza delle leggi e genta.
La sua fruizione contemporanea di servizio, destinata all'obsolescenza di un giorno, sotto la lente di chi la studia, di chi studia lo spettacolo, diventa di lunga gittata. L'oggetto stesso, prodotto iconico della cultura tipografica colta nella fase capitalistica e già massmediale, acquisisce valore storiografico a sua totale insaputa. Sotto il profilo metodologico, occorre tuttavia superare l'effetto ripetitivo e ridondante della minuscola notizia stampata giorno per giorno e ingrandire ogni benché minimo passaggio scenico. Solo così si traggono le notizie riferite a questo o a quell'attore. Solo così, ma è solo uno dei tanti esempi possibili, mi è stato possibile ricostruire ogni singola apparizione di Eleonora Duse, ventenne, in città tra il novembre del 78 e il marzo dell'80. I programmi partenopei attivano un flusso di informazioni che vanno interrogate, vagliate, sistemate, ipertrofiche e a prima vista somiglianti ad un collage inorganico, appositamente collazionate con altre fonti, risultano rivelatrici di orientamenti culturali ben precisi. Non sono un proscenio della conoscenza, ma una sorta di teatrino mentale per lo studioso, a cui compete la loro sistemazione e analisi critica. Pur essendo prodotti di facile consumo e di immediata reperibilità, veicoli della formazione della cultura di massa, a saper interrogare, i programmi riattraversano le vicende della cultura teatrale e più propriamente spettacolare ottocentesca e fissano una volta per sempre il lettore estensivo. Come di consueto, la stampa periodica finisce così per intercettare una massa presunta di lettori, non importa quanto alfabetizzati, purché necessariamente affamati di notizie fresche all'ordine del giorno nella quale possa echeggiare la voce stessa del reale. Se è vero che la stampa periodica maggiore delle riviste possa riuscire in taluni casi a imprigionare e a trattenere persino pratiche relative all'oralità, nella stampa periodica minore, quella degli opuscoli e dei bollettini, talune volte si assestano dei casi alti nel tempo di pubblicità. Si vede ad esempio il ripetuto annuncio dell'arrivo a Napoli della compagnia equestre di Emilio Guillame al Politeama a fine luglio del 74 e nell'agosto dello stesso anno dell'esposizione stereoscopica con vedute di città di un palazzo di via Roma appositamente allestito per la mostra delle meraviglie fotografiche. Infine vorrei osservare come la stampa periodica partecipi della stessa natura ontologica del teatro. È anch'essa effimera, legata alla quotidianità, alla fruizione di un giorno o poco più, immersa com'è nella nozione di transitorio. I fogli volanti di prassi si sgranano sotto gli occhi del lettore nell'attimo stesso in cui si compulsano e si ripiegano. Dunque, l'effimero del teatro sembra rispecchiarsi e duplicarsi in quello della stampa. Ma nei fogli si sedimenta molto teatro, molto spettacolo, a patto che si conferiscano rilievo critico e pensiero analitico alla bidimensionalità della pagina tipografica, per riuscire così a strapparla alla stessa griglia precostituita già seriale della notizia. A saper guardare con un certo necessario distacco le riviste italiane dedicate al teatro e più genericamente allo spettacolo durante l'Ottocento e a saper superare il disorientamento iniziale provato dallo studioso dinanzi alla concatenazione di notizie minute e frammentate, si comprende, talora in modo alquanto chiaro, come i fogli dei programmi trattengano la percezione, gli sguardi, in breve l'immaginario che il teatro suscitava negli spettatori e negli ormai inscindibili e irriconoscibili lettori spettatori. Ma anche immediatamente dopo, il suo rovescio, vale a dire come l'immaginario e la percezione degli spettatori lettori si riflettano sui processi creativi e produttivi del teatro e dello spettacolo. Potremmo dire in modo sintetico, con linguaggio moderno, che compagnie, stampa, pubblico, teatro fossero interconnessi e interdipendenti, non più variabili scisse lontane, bensì sistemi interrelati fra loro. La questione critica rilevante consiste dunque in una tensione dirompente fra due campi, nella relazione dinamica fra stampa periodica e teatro, nell'essere l'una lo specchio dell'altro e viceversa, in un quadro di reciprocità da cui discendono comportamenti e tendenze culturali, così come la stessa moderna definizione del divismo. Strumento di ricerca e fondamento di conoscenza, ma anche precipitato materiale del teatro dal vivo, con tutta evidenza i programmi sono traduzione feconda di forme teatrali e superficie riflettente e variabile di informazioni e didascalie di moda e gusto. In quanto deposito di eredità culturali, essi
pongono almeno due questioni critiche rilevanti a chi interroghi per le proprie ricerche: la mancata neutralità del contenuto e la possibilità mediale di riprodurre e di moltiplicare teoricamente all'infinito le notizie di pertinenza teatrale e spettacolare che vi appaiono stampate. Come è noto, le potenzialità conoscitive della stampa periodica sono davvero molte per lo storico, a patto di non essere depistati, cita ancora Bendolesi, e di non cadere nel dettaglio cronachistico, a patto di elevare lo sguardo oltre il particolare minuto, di per sé svuotato di senso storico. Più punti di vista sono imprescindibili per tentare di comprendere l'arte fugace dell'attore, come già la etichettava Benedetto Croce nel 38, 1938, per riconoscere l'oggetto sempre latente, misterioso e imprevedibile del teatro, oltre l'increspatura dei fogli dei programmi giornalieri per tentare di acciuffare quel fantasma sfuggente che è il teatro dei secoli passati, è dunque d'obbligo superare la mera superficialità della cronaca, raccoglierne i segnali e rilanciarli tramite l'irrinunciabile studio comparativo delle fonti. Merci beaucoup à Teresa Rigali et à son interprète Marco pour cette communication dont notamment l'intérêt était porté sur une période longue et aussi sur une ville qui au cours de cette période a changé de statut politique mais est restée je crois une capitale théâtrale et donc ce lien aussi entre les revues et les lieux est bien sûr fondamental et on va passer à une autre capitale à savoir Vienne et j'ai le grand plaisir de vous lire quelques mots d'introduction pour notre collègue Sonia Bellavia, qui est professeure associée dans les disciplines des arts du spectacle à l'Université de Roma à Firenze. Elle a écrit des essais et des articles sur le théâtre italien et allemand des 18e, 19e et 20e siècles, avec un accent particulier sur le contexte autrichien dans la transition entre le 19e et le 20e siècle. Il s'agit notamment d'articles sur la pénétration de la dramaturgie d'Ibsen dans le contexte viennois, la pensée de l'écrivain et théoricien Hermann Bach et le dramaturge et acteur Franz Wedekind. Ces dernières monographies comprennent notamment un ouvrage sur Max Reinhardt, publié en 2021, ainsi qu'un ouvrage intitulé Vienne et la Blouse, 1892-1909, publié en 2017. Enfin, notre collègue est membre de l'association Prime F Factor, forme du jeu professionnel dans les médias contemporains, formation, recrutement et gestion, discours sociaux en Italie, 2021. Comme vous l'avez compris, on fera une discussion commune sur les deux interventions, même si Teresa Megali n'est pas là, il y aura peut-être quand même des remarques et des éléments la concernant. On fera donc une discussion commune après, à la fin de la session, ce qui se fera pour chacune de nos sessions. Et donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Sonia Bellavia pour 20 minutes, et je la remercie aussi d'avoir préparé ce PowerPoint qui va permettre à des gens comme moi de pouvoir mieux apprécier son savoir. Grazie beaucoup. Allora, vorrei ringraziare innanzitutto l'organizzazione del convegno che mi ha consentito di essere qui per parlare di una delle riviste tedesche più note, il cui ruolo nella definizione della realtà teatrale e culturale berlinese di fine Ottocento è stato determinante. Intendo naturalmente la Freie Bühne für modernes Leben, nota per essere stata fondata nel 1890 dal critico teatrale e regista tedesco Otto Brahm, che vedete qui a destra nella slide, con la collaborazione dell'editore austro-ungarico Samuel Fischer, che vedete invece sulla sinistra. I due, dal 1889, erano rispettivamente il direttore e il tesoriere della neonata associazione teatrale Freie Bühne, il cui operato, come è noto, ha contribuito in modo decisivo all'imporsi e al consolidarsi dell'esperienza naturalista in Germania. E questo anche grazie al ruolo giocato poi dalla rivista omonima, che ne rappresentò in un certo senso l'emanazione sul piano letterario. Sebbene, e questo va premesso fin da subito, la Freie Bühne für modernes Leben non è stata propriamente una rivista teatrale, ma piuttosto un forum per le questioni artistiche e letterarie, in cui la centralità data al teatro dimostra però indirettamente quanto l'esigenza di un rinnovamento del linguaggio e della pratica scenica fosse centrale all'interno del dibattito culturale a quel tempo.
Stampa e pubblicistica in area germanofona hanno d'altronde sempre accompagnato le iniziative volte a instaurare una nuova estetica e una nuova pratica del teatro fin dai tempi della rivoluzione preromantica, quindi diciamo dall'ultimo quarto del Settecento. Bisogna dunque tenere presente come il fermento che ha vivificato il passaggio tra il XIX e il XX secolo non si sia manifestato solo nelle pagine di una nuova drammaturgia che veniva trasposta sulle scene, in uno stile innovativo di recitazione o negli esperimenti, diciamo, della nascente regia moderna che in taluni casi venivano anche dileggiati, come dimostra questa caricatura pubblicata in occasione del debutto in Prima dell'Alba alla Frai e Piune sul settimanale modifico satirico Club de Radach. Ma questo cambiamento fu anche portato avanti e sostenuto sia dalle riviste, per così dire, di settore, come anche dalle principali testate giornalistiche, della cui influenza sulla gran parte del pubblico, dei letterati, degli intellettuali e ovviamente dei teatranti stessi erano tutti assolutamente consapevoli. Il caso interessante per quanto concerne la Frai e Piune è che la rivista, nata per promuovere l'ingresso e la diffusione dell'estetica di Zola sui palcoscenici tedeschi, definendo il volto cosiddetto della Berlina moderne, diventa invece la sponda da cui salterà l'impressionismo austriaco, corrispettivo del simbolismo francese che caratterizza il volto invece della modernità di Vienna e che avrà il proprio capofila in Hermann Bahr. Sarà proprio lavorando nella redazione della Frai e Piune, come vedremo a breve, che Bahr deciderà di intraprendere una ferma battaglia non contro il naturalismo tout court, questa è una distinzione sottile ma importante, bensì contro il dominio del naturalismo berlinese, per rivendicare la precipua identità culturale austriaca nella sua delimitazione appunto da Berlino, metropoli moderna che da quando la Germania aveva raggiunto l'unità nel 1871 aveva strappato a Vienna il primato artistico, culturale, teatrale, ovviamente soprattutto in area germanofona. La Frai e Piune dunque non è solo e soltanto una rivista, ma fin dalla sua nascita un terreno paradigmatico di incontro, di scambio e naturalmente anche di scontro, come vedremo, fra le due città capitali attorno a cui ruota il rinnovamento non solo, seppur eminentemente teatrale, sullo scorcio di secolo, cioè nell'epoca cosiddetta della Jahrhundertwende. Fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, osservano due studiosi tedeschi, Sprenger e Lestrein, lo scambio culturale tra Vienna e Berlino, soprattutto sul piano istituzionale, fu mediato attraverso case editrici, riviste e teatro. Nella pochezza di testate, gli austriaci moderni scrivevano sulle testate moderne di Berlino, anche in ragione della ristrettezza della censura e della regola sfavorevole e anacronistica del diritto d'autore austriache. Samuel Fischer era austriaco, ma solo Berlino gli offrì una concreta possibilità di sviluppo imprenditoriale. Poi però, naturalmente, si premurò di sostenere la propria letteratura e divenne così un punto di raccordo importante tra la Berlino e la Vienna moderne. Arriviamo agli esordi della rivista sotto Bram. Allora, premetto subito che sarà impossibile, però per ragioni, seguire nel dettaglio l'evoluzione pur interessantissima della testata lungo il primo decennio di vita editoriale. Io accennerò solo a dei cambiamenti, quelli principali, di denominazione, di impostazione editoriale e all'apertura a collaborazioni interessanti e prestigiose. Ho scelto invece di concentrarmi sulle prime due annate, quelle che vedono appunto la collaborazione di Hermann Bahr alla rivista e poi il suo brusco allontanamento sia dalla redazione della Frai e Piune come anche dalla stessa città di Berlino, per un ritorno in suolo austriaco alla volta appunto della fondazione del cosiddetto moderno viennese, il cui inizio la storiografia accreditata data all'anno 1892. Altra anticipazione doverosa, la collaborazione del letterato austriaco con la testata berlinese, iniziata 8 mesi dopo il suo lungo soggiorno parigino, in cui viene a contatto con il simbolismo francese, da cui rimane fortemente impressionato, fu di brevissima durata. 2 mesi appena, dal maggio 1890 al luglio dello stesso anno, la collaborazione ufficiale. Eppure, come vedremo, il suo
questo passaggio sarà altamente significativo, anche perché si colloca nella fase delicata di nascita della rivista, alla cui redazione Barr arriva appena 4 mesi dopo l'uscita del primo numero, invitato dall'amico Arno Holz, il quale peraltro nella lettera di invito spedita a Hermann Barr, di cui qui sulla slide ho riportato uno stralcio, indica in Samuel Fischer e non in Otto Brahm l'ideatore e l'effettivo fondatore del nuovo organo di stampa. Quindi dicevo, passaggio breve ma significativo quello di Barr alla Freie Bühne, e non solo per l'avvio della nuova pubblicazione nata, come potete vedere dal grassetto della slide, con intenti rivoluzionari, ma anche per il precisarsi dello stesso, del pensiero, scusate, dello stesso scrittore e intellettuale austriaco. Quindi c'è proprio una sorta di interscambio. La sua attività di critico a Berlino presso la redazione dell'organo più importante del naturalismo berlinese, osserva Gregor Stein, è poco esplorata, sebbene sia stata significativa tanto per la formazione del concetto di moderno in Hermann Barr, quanto per lo sviluppo del moderno letterario e teatrale della capitale tedesca. Il titolo esatto della rivista, quando il letterato austriaco inizia a lavorare nella redazione, è Freie Bühne für modernes Leben, cioè scena libera per la vita moderna. Il primo Kampfesjahr, anno di battaglia, così vengono chiamate le annate, dalla redazione, si compone di fascicoli pubblicati a cadenza settimanale, e pensati, se si osserva la numerazione delle pagine, come un continuo, ovvero il numero della prima pagina di un nuovo fascicolo è immediatamente successivo a quello dell'ultima del fascicolo precedente. I fascicoli non sono molto corposi, hanno una lunghezza di 30 pagine circa, più due di, diciamo, pubblicità, cioè si reclamizzavano soprattutto le pubblicazioni prossime della Fischer Verlag, molto risalto si dà all'edizione tedesca che stava uscendo delle opere di Ibsen, e eventi culturali e scientifici di varia natura, mostre e allestimenti. Ora, questi inserti, chiamiamoli pubblicitari, in realtà scompaiono dopo un paio di settimane appena, e la rivista rimarrà da allora in poi sempre contraddistinta per la sua estrema nitidezza. Niente foto, niente immagini, niente disegni, satirici o meno. Una cura particolare viene invece riservata alla veste grafica, come potete vedere la scelta dei caratteri, le titolazioni che sono sempre ricercati, benché sobri ed eleganti. Dalla lettura dell'indice della prima annata, 1890, si ricava un'articolazione dei contributi idealmente raggruppati in 15 sezioni o tematiche, elencate nell'indice in ordine alfabetico, quindi non di importanza. Tra di esse, quindi, in fondo c'è la sezione dedicata al teatro, dove si parla naturalmente dell'attività teatrale della Freie Bühne, ma anche di quella dei maggiori teatri berlinesi, dall'Essigtheater al Warmestheater al Deutsches e al Residenztheater, senza dimenticare l'attenzione per i palcoscenici stranieri e in particolar modo quelli scandinavi. Nel primo numero viene dato ampio spazio alla potenza delle tenebre di Tolstoi, allestito sul palcoscenico di Brahm, dalla Freie Bühne, uno spettacolo di grande risonanza, e comincia la pubblicazione a puntate di opere drammatiche e saggi letterari. Friedensfest, festa di pace di Gerhard Hauptmann, il primo drammaturgo tedesco naturalista, inaugura la sezione. Il titolo dell'opera però non fu profetico, perché già a metà del 1890 all'interno della redazione della Freie Bühne la pace si ruppe e scoppiò la cosiddetta Palastrevoluzione, la rivoluzione di palazzo, concretata in due eventi destinati a incidere, come vedremo, sul futuro della rivista. Da una parte il contrasto serrato tra il direttore e l'editore, cioè tra Otto Brahm e Samuel Fischer, e dall'altra parte fra Otto Brahm e alcuni dei redattori dall'altra. Nell'albero di questi ultimi tre redattori troviamo anche Arno Holz e ovviamente Hermann Barr, il cui apporto alla testata berlinese, lo accennavo già, per quanto di breve durata, fu tutt'altro che secondario. Fu il letterato austriaco difatti a introdurre nella rivista lo stile foglietonistico, orientando diversamente la forma della critica che, cito Sprengel e Strahm, passa dal gesto analitico oggettivante a uno stile soggettivo. Il che chiarifica bene come, fin dall'inizio,
formazione di Parco Masrai e Piune sia stata determinata non solo da una sua concezione del moderno diversa da quella di Brahm, ma anche da un'opinione differente circa la funzione e il carattere della critica e dunque del carattere stesso della rivista. Qui ho riportato nella slide alcune esternazioni in merito alla funzione della critica moderna, sia di Brahm che di Parr, per far vedere, diciamo, quella differenza di vedute che nel luglio del 1890 portò alla cosiddetta secessione. Eccola qua, annunciata appunto sulle pagine della rivista, dove si comunicava la decisione di Hermann Parr e di altri 7 collaboratori di abbandonare la rivista poiché Parr non riconosceva in essa l'organo della propria visione culturale. Dopo aver lasciato la redazione della Frage Bühne, nel febbraio 1891 Hermann Parr lascia anche Berlino e nel marzo di quello stesso anno dichiara apertamente la sua divergenza dall'estetica di Brahm attraverso la pubblicazione del saggio poi divenuto celeberrimo Il superamento del naturalismo. Un mese più tardi sarebbe entrato nella cerchia della giovane Vienna, lo Jungespin, per la cui notorietà avrebbe giocato un ruolo decisivo, tanto che solitamente si ritiene che lui sia il fondatore, uno dei fondatori, mentre così non fu. Giocò, ripeto, un ruolo decisivo per la sua notorietà attraverso la propria attività pubblicistica e organizzativa, riorientandone peraltro l'indirizzo, perché originariamente lo Jungespin nasce, diciamo, guardando al naturalismo berlinese, fino invece poi a portare il gruppo ad identificarsi invece con l'estetica impressionista che consideriamo un contraltare del naturalismo. Vediamo che cosa succede brevemente quindi alla rivista dopo diciamo, l'allontanamento di Hermann Parr, diciamo il dopo Brahm, perché effettivamente una volta che se ne vanno i cosiddetti secessionisti, la direzione della testata passa dalle mani del regista e letterato Brahm a quelle di Wilhelm Boelsche. E nei numeri che compongono la seconda annata, 1891, il profilo della rivista modifica. Assume un tono un po' più popolare, potremmo dire, e dalle questioni prettamente culturali, teatrali, artistiche e letterarie si amplia in direzione di un approfondimento delle sfere sociale, politica, la questione femminile è sempre un argomento centrale e antropologica. Continua a evidenziarsi l'interesse per il mondo scandinavo, sotto la rubrica Lettere scandinave si parla sempre di teatro e si parla dell'attività del Drachmanns Theater. E questo interesse per il mondo, diciamo, appunto scandinavo è proprio, potremmo dire, il filo rosso della rivista nella sua prima fase. Si pubblica la traduzione tedesca di uno scritto di Tolstoi, Il lavoro fisico come soluzione dei problemi sociali, mentre Heinrich Harte scrive sulla fine della religione e lo scrittore norvegese Arne Garborg discetta di poesia nei libri di Pucci. Ma l'anno che segna una svolta radicale nella fase d'avvio della rivista è il fatidico 1892, quella a cui abbiamo detto poc'anzi la storiografia accreditata a far risalire la fondazione della Vienna moderna, del moderno viennese, cioè tradotto in pratica l'avvio della riconquista da parte della capitale danubiana, diciamo così, della realtà, e non c'è da contrastarla, bisogna solo integrarla, scoprirne l'altro volto. Per questo, come dicevi tu, sono in realtà due mondi che si integrano, non che si contrappongono in maniera così netta. Io credo che a un certo punto questo, diciamo, contrasto tra Parr e Brahm non sia tanto un contrasto naturalismo-simbolismo, è proprio un contrasto di due personalità. Cioè a un certo punto, quando Brahm se ne va dalla rivista e la direzione passa nelle mani di Boelsche, Parr scrive una lettera privata, dice: Brahm è stato fatto fuori, finalmente adesso io e il tizio, non mi ricordo chi, rientriamo alla Frage Bühne vincitori. Quindi credo che alla fine sia stata veramente, come dire, una contrapposizione tra due città, proprio la lotta per un primato culturale. Cioè Parr voleva riportare Vienna al centro, diciamo così, del contesto di lingua tedesca germana, come grande polo culturale, letterario e teatrale. Questo è, ma non è che ce l'avesse con naturalismo, insomma in un certo senso sì, cioè come dire, e quel saggio secondo me su Ibsen di Hermann Parr è molto chiarificatore in questo senso, quello ma
c'erano qua tanti altri e comunque c'è questa disamina molto corposa appunto di Strehme in questo testo fondamentale che è appunto Berlino Antonina Moderne, dove effettivamente questa questione viene molto bene analizzata, per cui diciamo ci sono anche tutti i riferimenti possibili, ma insomma quindi sì, sicuramente ha perfettamente ragione. Marco, posso di mio livello a termine, ci passa la parola. Voilà, merci Jean-Claude. Non, je voulais juste préciser que en France, je parle en français. Allez. Je voulais préciser qu'en France aussi, au moins depuis les travaux de Jean-Pierre Sarrazac, on a arrêté de parler de deux pôles opposés, le symbolisme, le naturalisme. Enfin, Jean-Pierre a parlé de carrefour naturalo-symboliste et les revues qui permettent de toucher la vie réelle au jour le jour, ce sont les outils les plus évidents pour montrer cette complexité qu'on a un peu eu la tendance à évacuer. Mais je voulais demander à Sonia, me chiederti per l'appunto, il rapporto con la Francia, parce que dans l'image qu'on a, c'est que Frère Dune égale traduction du théâtre libre. Hai parlato di Zola. Sì. Questo è chiaro, il riferimento a Zola. Ci sono, hai trovato riferimenti a Antoine, al teatro di Antoine o quasi niente? Beh, la traduzione si può nascere. Non c'è nome di quella rivista, nella rivista ne parla? No, non se ne parla grandemente. No, diciamo che in qualche modo la rivista nasce per diffondere, come dicevo appunto, per fare dell'estetica di Zola, del naturalismo e del teatro naturalista, un po' come dire, la sponda da cui partire per impostare una naturalismo tutto berlinese, tutto tedesco, quindi in realtà quello che si fa è cercare di dare, come dire, risalto ai drammaturghi naturalisti, ovviamente alle messe in scena diciamo, che si ispirano all'attività del teatro libre. Di Zola però, su Zola ci sono invece, diciamo, per riferimento letterario ci sono, diciamo, dei saggi che vengono presi. Sì, assolutamente, sì, quelli vengono presi, vengono tradotti più, diciamo, su Zola che non su Antoine, sul teatro di Antoine. Credo perché, sì, ripeto, la circolazione dei testi e poi perché credo appunto che Berlino fosse proprio impegnata, cioè a fondare il suo teatro tedesco, sul modello di quello francese, ma che doveva parlare assolutamente tedesco. Arnaud, je crois que tu peux... C'était juste pour que ça t'embête de traduire et de résumer en trois phrases la réponse de Sophie. Celle-ci Il faudrait des... Ci vorrebbero dei traduttori volanti. Io direi uno, quattro traduttori, uno lì, uno là. Elle a expliqué que finalement, elle n'a pas trouvé dans les revues de références précises à Antoine, au théâtre libre d'Antoine. Bien que la Freibühne, l'activité théâtrale, mais là de manière très évidente comme inspirée par. Par contre, il y a beaucoup de références à Zola et au texte de Zola. Et ça, je pense que l'a expliqué Sonia, c'est parce que les textes circulent, alors que les textes d'Antoine, il y en a très peu et ils ne circulent pas. Une dernière intervention, peut-être aussi sur la première intervention sur Zola, ou si quelqu'un veut prendre la parole sur ce qu'il veut. Marco a lu cette communication à une vitesse absolument considérable. J'ai essayé d'attraper comme j'ai pu ce que j'ai compris. En plus, assez particulier, qu'elle définit comme de la presse périodique mineure. Enfin, et voilà, j'ai trouvé cette notion qui est vraiment, vraiment intéressante pour appréhender certaines sources, certaines formes de périodiques théâtraux sur lesquels on n'a pas tellement travaillé au sein du RIT. Voilà, donc j'ai trouvé cette première intervention, de ce point de vue-là, pour nous, extrêmement stimulante. Alors, pour le reste, il faudrait que je relise le... Oui, je te passerai le texte. Comme bien en fait, c'est une longue série d'une publication quotidienne, toi, ça tu l'as compris, donc, qui répercute toutes les activités napolitaines de cette longue période. La chose intéressante à remarquer, c'est que par rapport à ce qui se passe au nord de l'Italie, où ceux qui tiennent les rênes de l'activité théâtrale, c'est le marché théâtral, donc les agences qui gèrent tout, là c'est plutôt le pouvoir politique. Puisque, en époque
pré-unitaire et à l'époque post-unitaire, donc les Bourbons contrôlent. Et donc c'est surtout un outil qui permet de. C'est une extraordinaire source pour aller repérer même des détails de distribution, attribution des personnages, et jusque dans les formes mineures. Mais il y a des exemples de ce type à Paris. Oui, bien sûr. On est effectivement visiblement, c'est ce que j'avais compris dans la presse d'annonce, oui. Avant tout, oui. Qui, quand même, pour l'historien, est là pour une source formidable. Parce que quand on veut savoir celle qui fait la troisième fée, dont elle fait gris à la Porte Saint-Martin, heureusement qu'on pourrait la regarder, effectivement, quand il est là. Pardon ? Est-ce que ça nous intéresse ? Oui, ben, oui. Quand on veut essayer d'expliquer comment une féerie est montée, on a besoin d'avoir le maximum d'informations et comprendre, par exemple, si, pour reprendre la troisième fée, c'est quelqu'un qu'on a engagé spécialement ou si elle fait partie de la troupe, si on fait avec les moyens du bord ou si on va chercher d'autres moyens. Donc, voilà, c'était juste un exemple. Peut-être qu'on peut s'arrêter. Évangeline, une dernière remarque et puis on fait la pause pour rester dans les temps. Juste un petit complément sur cette série. Je crois qu'il y a deux idées intéressantes. La première, c'est que c'est transsocial, si l'on peut dire. C'est que toutes les classes sociales sont représentées à ces spectacles. Donc, c'est un exemple pour moi. On en a d'autres. Mais c'est un exemple particulièrement éclairant sur la vie napolitaine du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième me semble être la remarque qu'il a faite vers la fin sur la presse et la vie théâtrale, l'une comme miroir de l'autre. On aura certainement l'occasion de revenir sur cette idée, mais elle était déjà là dès la première communication. Surtout pour une presse de ce type, qui est une presse vraiment quotidienne, qui semble enregistrer de manière neutre ce qui se passe, et finalement, c'est pas si neutre que ça. Merci beaucoup pour cette première session et donc nous faisons la pause. Bene, grazie, riprendiamo. Allora abbiamo la seconda parte della mattinata. Mi scuso per la mia assenza durante la prima parte perché incastrato da un consiglio di dipartimento. Allora, la prima persona che prende la parola è Lidia Cavalieri, che è professore associato in discipline dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Genova, dove insegna storia del teatro, dello spettacolo e organizzazione e gestione teatrale. Sintetizzo, ha una carriera cominciata a Milano e a Berlino, è stata visiting presso l'Institut de Recherche en études théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle, co-dirige con Donatella Orecchia il progetto Ornette. I suoi ambiti di ricerca prevalenti riguardano i secoli XIX e XXI e concetti sono relativi alla storia dell'organizzazione dell'economia teatrale, alla storia sociale del teatro e alle fonti orali per lo studio della storia dello spettacolo, la storia della regia nel Novecento. Alcune pubblicazioni, Sistema teatrale, Storia dell'organizzazione, dell'economia e delle politiche del teatro in Italia, 2021, Reflections on Crisis in Funding Policies, sempre del 2021, e una monografia dedicata a Guido Salvini, un figlio d'arte nel tempo della transizione. Oggi ci parla di arte e affari nell'informazione teatrale, il monitore dei teatri e l'arte drammatica. Grazie Pier Mario per l'introduzione e grazie a Marco e a Dida per l'invito in questo magnifico luogo. Faccio partire il cronometro così spero proprio di non sforare. Dunque, io vi parlerò di due riviste, il monitore dei teatri, come vedete, e l'arte drammatica che nacquero entrambe a Milano, che era capitale del mercato teatrale nell'Ottocento. Il monitore
nasce nel probabilmente nel 1861, in realtà sono andate perdute le prime annate, quindi e c'è un problema, c'è un errore di datazione a un certo punto nelle annate del periodico, quindi non è chiarissimo, non è possibile in questo momento stabilirne con precisione la data di nascita, anche i fogli della questura milanese all'interno dei quali si chiede l'autorizzazione alla pubblicazione non aiutano. 1861 e cessa la pubblicazione nel 1880, quindi una rivista che ebbe una buona vita, tutto sommato 20 anni, ma non riuscì mai a decollare, e probabilmente non riuscì mai a decollare proprio perché nacque nel 1871 quella che sarà la sua grande concorrente, l'arte drammatica, che come vedete invece ha avuto una vita lunghissima, si parla di un sessantennio di pubblicazioni. Dal 1871 al 1934, l'arte drammatica è sicuramente la rivista più letta, più attesa, più amata, più odiata anche dai comici, dagli artisti teatrali, quella che Luciano Rano in un articolo sul dramma ha chiamato la Bibbia dei comici. Questa immagine è proprio della Bibbia, qualcosa che si mette sul tavolino e si ha al fianco prima di andare a dormire. Sono riviste sicuramente meno avvincenti, meno appassionanti, meno colte, meno belle delle riviste di cui si parlerà nei prossimi giorni, ma sono però, e questo penso che sia un punto chiave per noi, tra le prime, forse addirittura sono proprio i primi fogli periodici in Italia precipuamente dedicati alla prosa, cioè al teatro appunto dramatique. I primi segni della nascita di una stampa specializzata in un genere preciso. Per capirle però bisogna ritornare a un fenomeno di cui ci raccontava già Teresa Negare in presenza-assenza, cioè quello delle riviste d'agenzia, che in fondo sono una categoria molto importante, credo per noi. In Italia, non so in Francia, è una domanda che già lancio ai colleghi, ma in Italia è certo che la stampa teatrale specializzata nasce all'interno del più vasto fenomeno dei fogli d'agenzia. Si tratta di un fenomeno che aveva preso avvio qualche decennio prima, tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento, coinvolgendo inizialmente soprattutto il genere magno, naturalmente, cioè il teatro musicale. Si tratta quindi di pubblicazioni che non nascono con obiettivi artistici, culturali, ma che fin dal principio hanno un'anima commerciale. Cioè sono pubblicazioni che in primis rappresentano uno strumento per facilitare il gioco della domanda e dell'offerta, entrano all'interno di un contesto di mediazione, di distribuzione. E va detta una cosa anche importante, che sono riviste compilate dagli agenti stessi, che quindi sono agenti e sono giornalisti allo stesso tempo. Questo perché? Perché il mercato della stampa periodica in Italia in questo momento è ancora estraneo a quelle logiche imprenditoriali che si stanno sviluppando all'interno del mercato librario, e quindi gli agenti molto agilmente possono aprire una rivista, possono farlo in autonomia, essere proprietari e redattori al contempo, appoggiandosi a una tipografia per la stampa e trasformando i propri collaboratori, segretari in corrispondenti. Riviste che appunto hanno l'obiettivo di costituire un organo di informazione, un organo di reclama per l'agenzia stessa. Ecco, queste riviste erano lette avidamente all'epoca dagli addetti ai lavori. Leggendole noi desumiamo che fossero scritte soprattutto per attori, attrici e comunque comici, non sono riviste pensate per il pubblico degli spettatori, avidamente lette perché rappresentavano uno strumento di comunicazione interna fondamentale per la famiglia comica, cioè permettevano la circolazione delle informazioni, un punto tanto più importante in Italia, dove sappiamo che la comunità teatrale è una micro società nomade. Marco citava prima l'idea delle riviste come espasso sio, in qualche modo è uno spazio sociale quello che creano queste riviste. E sono riviste ancora ampiamente lette oggi, apprezzate.
apprezzate dagli storici, lo diceva anche Teresa Mediale, perché hanno una ricchezza documentaria che permette di ricostruire la vita materiale del teatro. È vero però che la loro lettura, e questo è un punto chiave di complessità di queste riviste, la loro lettura necessita un filtro molto attento, perché è ben chiaro che in queste riviste sono ingolfate nel conflitto sono ingolfate nel conflitto di interesse. C'è una matassa di interessi che i lettori dell'epoca sapevano decrittare immediatamente e che per noi diventano in realtà spesso delle trappole in cui a volte si cade senza accorgersene. La stampa d'agenzia è diffusissima, per tornare al censimento che citava anche Teresa Mediale, quello di Ottino, che era il bibliotecario della Nazionale di Torino, che appunto sapete, primi anni postunitari, c'è tutta una foga di censimenti, cioè quello dei teatri, delle belle arti. Ottino fa questo censimento della stampa periodica, il commercio dei libri e la tipografia in Italia. Non sarà esaustivo, ma per noi è molto interessante. E l'elenco per materie segnala anche 55 periodici pubblicati in Italia. Adesso nel PowerPoint ovviamente non li vedrete, però a chi interessa poi mando l'immagine. 55 periodici nel settore belle arti, teatro, sono un 45 di teatro e quasi tutti sono periodici d'agenzia, anche quelli che apparentemente sembrano una storia più antica, più neutra, come la famosa Gazzetta Musicale di Milano, in realtà alle spalle l'editore Ricordi, quindi certo non un agente, parliamo di discorsi culturali di maggior spessore, ma comunque traguardati a fini che sono evidentemente anche commerciali. E vediamo innanzitutto il monitore dei teatri. Il problema del monitore è che sono sparite, sostanzialmente abbiamo perso le prime 11 annate, sono andate distrutte, non si trovano in nessuna biblioteca italiana, c'è giusto qualche numero qua e là, e questo è un problema, un peccato, perché è impossibile fare la descrizione completa della rivista, certo, ma soprattutto perché questa rivista subisce una trasformazione molto importante, credo, per noi storici del teatro drammatico, e la perdita di queste annate non ci permette di osservare questa trasformazione. Infatti, il monitore dei teatri nel 1861 nasce sulla scia del Cosmorama pittorico e di tutte le riviste varie, cioè con l'intento, con una concezione, lo vedete dal sottotitolo degli anni 60, appendici, cronache, musica, biografie, bibliografie e varietà. L'idea è quella di un po' delle riviste miste che sono di epoca restaurata, e l'idea è di una spettacolarità concepita in maniera ampia, dunque tutti i generi sono compresi nella rivista, anche se da subito il monitore si segnala per un'attenzione specifica per il teatro drammatico, questo dipende dal suo fondatore, di cui poi vi dirò due parole. Ecco, però succede una cosa, che a un certo punto il monitore diventa una rivista specializzata in teatro di prosa, cioè cade, e infatti vedete anche nel sottotitolo, cade la parola musica, e ci si concentra sulle scene drammatiche. E questo momento va localizzato dai pochi numeri superstiti tra il gennaio del 76 e il dicembre del 71, e tenete conto che tra i redattori di questa rivista c'era anche Icilio Calese, che questo è un fatto che è un po' sfuggito alla cronaca, alla storiografia, quindi c'era il fondatore dell'arte drammatica, evidentemente, quindi c'è un momento di genesi interno tra le due, riviste, ed è un peccato non poter vedere in che modo la rivista si trasforma, se si trasforma per esempio in maniera graduale o se c'è la netta consapevolezza a un certo punto di dialogare con un mercato diverso da quello a cui in genere queste riviste con cui dialogavano. Il fondatore, la rivista, scusate, 1861 vi dicevo, vive fino al 1880, in realtà è una rivista sempre basata a Milano, e lo spostamento a Firenze
legato a una questione legale, a un'azione legale subita da Tettoni. Il fondatore Luigi Enrico Tettoni, drammaturgo, adattatore, poligrafo, adattatore e traduttore, è lui per esempio che traduce per le scene italiane la Dame aux Camélias di Dumas, quindi un uomo, un poligrafo agile, abituato a muoversi nell'ambito della scrittura per il teatro. È una rivista che nasce con uscita ogni 10 giorni, diventa settimanale nel 1877, già con un bel gruppo di collaboratori fin dall'inizio. Questi sono i collaboratori milanesi soprattutto, ma anche con dei collaboratori sporadici come Bersezio De Amicis. È una rivista di 4 pagine, questo è assolutamente in linea con la prassi di quell'epoca, e ha una tiratura di 500 copie, questo lo ricavo da Ottino, che è in linea con le riviste teatrali in senso largo dell'epoca. Due parole velocissime sulla struttura. È una struttura che riprende il modello delle riviste d'agenzia, nulla di nuovo, ma la ricordo. In apertura normalmente, lo possiamo vedere qui, si vede pochissimo, mi rendo conto, ma in apertura abbiamo l'apertura dedicata alla cronaca teatrale milanese, quindi la cronaca degli spettacoli. Seguono le cronache delle altre città e di taglio basso, 4, abbiamo l'appendice che è il luogo in cui vengono o pubblicati i testi nuovi o è il luogo della riflessione. Vi faccio notare una cosa curiosa, che dal 1877 nell'appendice compaiono i primi racconti di Carolina Invernizio, quindi non parliamo di teatro ma parliamo di quella che è una pioniera, diciamo, del bestseller femminile, e questo lo trovo un dato molto curioso. L'Invernizio però è figlia di un Tettoni, quindi ho immaginato che forse la cosa sia dovuta esclusivamente, non so se c'era appunto un pensiero in qualche modo editoriale o dei legami familiari, perché poi nel 77 era anche molto giovane, quindi si trattava di puntare su qualcuno che era all'inizio della carriera. Passo direttamente, visto che il tempo fugge, all'arte drammatica. L'arte drammatica abbiamo visto rivista di lunghissimo corso, e anche il nostro Polese, il fondatore Cilio Polese Sant'Arnecchi lo sottolinea con questo avviso che trovate qui anche tradotto in un numero del 1884, in cui scrive ai suoi lettori: da oggi la spedizione del giornale L'Arte Drammatica verrà fatta a pacchi, e cioè tutte le copie saranno dirette o al capocomico o all'amministratore di ciascuna compagnia. In questo modo spero di aver tolto lo sconcio, per non chiamarla ladreria, che si commette dai non abbonati, portando via dai camerini dei teatri le copie del giornale. Cioè, questo è un giornale che va a ruba, grazie alla sagacia commerciale e alle strategie editoriali di grande attenzione promozionale tipiche di Polese padre e di poi Enrico Polese, il figlio che eredita la rivista. Qua vedete la copertina del 1873, le copertine sostanzialmente rimangono stabili nel tempo, la rivista non ha sottotitolo, e diciamo che per analizzarla è fondamentale osservarla attraverso le due direzioni che l'hanno caratterizzata. Vedete, sostanzialmente una rivista di famiglia, tra l'altro. La prima è quella appunto di Cilio Polese Sant'Arnecchi, che in realtà all'inizio si associa con Pietro Ravizza, la condividono per 2 anni, ma in verità il vero Deus, insomma il padrone della rivista è Polese, fino al 1894, anno in cui muore, e la direzione passa appunto nelle mani del figlio Enrico. Settimanale, attesissimo, una rete di collaboratori ricca. Ho tenuto, come vedete, anche i soprannomi, i pseudonimi, per ricordare quella che era una prassi comune all'epoca, di firmarsi con pseudonimi sempre diversi. I corrispondenti dall'Italia e dall'estero sono moltissimi, questo è solo un gruppetto per darvi l'idea di quindi come la rivista riuscisse a coprire in maniera massiccia
l'informazione di un mercato che non era esclusivamente quello della città di Milano, ma che toccava poi l'Europa e anche gli Stati Uniti, l'America Latina, sempre però con un'ottica di interesse prettamente italica, va detto, e ci sono anche alcuni collaboratori sporadici, di vaglia, cioè critici che non sono critici d'agenzia, ma insomma Yorick, Montecorvolo, Iarro, insomma quelli che possiamo considerare dei critici teatrali a tutti gli effetti. La rivista normalmente ha 4 pagine, con gli speciali arriva a 6 e nel 1875 ha una tiratura di 600 copie. La struttura è bene o male quella che abbiamo visto col periodico di Tettoni, quindi abbiamo la cronaca degli spettacoli milanesi, che qua vedete è sempre molto piccola, ma c'è la cronaca degli spettacoli del resto del paese. Dell'appendice parleremo dopo. Vorrei farvi vedere questo, vediamo se riesco a fare una cosa senza far saltare niente, ecco. Vorrei far vedere il notiziario, perché in realtà questa era la cosa più letta della rivista, e lo si vede bene anche da queste mani, con tutti i comici accalcati, grazie, accalcati per leggere le notizie. E proprio dietro al notiziario sta una delle motivazioni della pessima, veramente pessima fama di questa rivista. Sono state scritte le cose terribili su questa rivista, forse, ma possiamo riprendere forse Tofano, il quale ha scritto che l'arte drammatica era il semenzaio di tutto il pettegolume scandalistico dei retroscena teatrali. Ora, è chiaro che Polese, oltre a fornire un bollettino di informazione, fornisce un settimanale capace di insinuarsi con maestria nel sottobosco dei pettegolezzi, delle rivalità, delle vanità, delle piccole trame che prosperano dietro le quinte, e riesce a fare leva su questo. Ma il punto è che questa rivista ha anche un profilo culturale, almeno in un certo periodo ben definito, cioè l'intero sessantennio non può essere appiattito su questa lettura, che deriva soprattutto dalla direzione di Enrico, cioè la direzione che è più vicina per noi nel tempo. E dunque, se guardiamo, e qui sarò rapidissima, i primi 20 anni della rivista, quelli diretti da Polese, dobbiamo mettere a fuoco e ricordare almeno 2 grandi questioni rispetto ai posizionamenti politici e artistici dei giornalisti. Innanzitutto, i giornalisti Cilio Polese, Ravizza, ma anche Carlo Romussi, che è nel gruppo dei fondatori e che sarà il direttore dei Secoli, sono dei giovani ex garibaldini, sono degli ex combattenti garibaldini che provengono dalla stampa politica. Polese sposa un'attrice che è Luigia Robotti, ma in realtà è un giornalista politico che a Livorno, sua città natale, aveva fondato un giornale, Lo Scoglio, che era ogni 3 giorni finiva in questura e veniva sequestrato. Un giornalismo politico che a Milano era presentato dal Gazzettino Rosa, cioè la rivista dei radicali, la sinistra repubblicana, anarchica e anticlericale, che vive lo smacco di un'unità monarchica, e quindi è un ambiente che vive l'insoddisfazione per un'Italia che non corrisponde ai desideri originali. I posizionamenti politici nella rivista nei primi 20 anni sono fortissimi e continui. Pensate solo che le corrispondenze da Trieste vengono sottotitolate con una rubrica a parte, dall'Italia irredenta. Questo posizionamento politico ha come conseguenza anche un posizionamento artistico molto preciso, che, e qui vado veramente per veloce, che mi permette di dialogare con la relazione precedente di Sonia Bellavia, cioè l'adesione decisa per la corrente del naturalismo, che troviamo soprattutto nelle parole, nelle righe di Felice Cameroni. Felice Cameroni, sul quale chiudo, è la figura più importante della rivista, è un critico di vaglio, di spessore culturale significativo, scrive per Turati, scrive sul Sole, non ha niente a che vedere con gli scribacchini d'agenzia, e difende la battaglia di un teatro appunto naturalista. Entrando in si firma pessimista, entra in polemica anticonservatrice, antiromantica, col Corriere, la Perseveranza, il Pungolo. La sua è una battaglia per Zola innanzitutto, quindi
piccolissimo non si vede. Ci sono appunto in questa nell'arte drammatica le cronache che arrivano dal Teatro Libero, ma anche da Fraie Lune, per esempio. E poi la grande battaglia che sarà portata avanti soprattutto da Enrico, e qui mi fermo, è Peris. Qua vedete per esempio uno speciale in cui del 1892 Ibsen in Italia, in cui sostanzialmente c'è un florilegio di critiche che vogliono appoggiare l'espansione di Ibsen in Italia. Ultima battuta naturalmente all'arte drammatica che traduceva Ibsen, che pubblicava Ibsen, quindi vediamo una battaglia culturale ed economica al contempo, commerciale più economica, ecco, per essere più corretti. Grazie. Grazie a Livia Paladieri per questo affondo tra gli interessi, i conflitti di interessi e gli ambiti di militanza. Mi vengono in mente tante cose, ma poi non è nella discussione. Allora, passiamo la parola a Romain Pianat, che dico mentre si accomoda nello spazio. Due parole di presentazione, è maître de conférence presso l'Istituto Teatrale del Mies-Pesso Bonnevel e co dirige il GRIRT con Marco Consolini e Sofì Luisenzo, che ho pronunciato bene l'acronimo. Con loro ha pubblicato due fascicoli nella Revue d'Histoire du Théâtre, uno dedicato alla Préhistoire de Revue de Théâtre e l'altro all'immagine della rivista teatrale. Specialista della ricezione moderna e contemporanea del teatro greco antico, si occupa anche di storia del teatro francese del XIX e dell'inizio del XX secolo. È particolarmente interessato al rapporto tra il teatro e la stampa, la critica drammatica, le forme drammatiche intermedie, come la rivista di fine anno e più recentemente la Music Hall. Oltre a numerosi lavori su questi temi, è curatore di diversi testi, da Victorien Sardou a Jean Fredon. Benissimo, se siamo pronti vi lascio, c'è ancora un problema, intanto dico il titolo della relazione, che si chiama Périodique du Café Concert de la Music Hall en France autour de Paris qui change. Bene, finalmente possiamo ripartire, grazie. Paris qui chante toutes les semaines contient pour presque 10 francs, pour plus de 10 francs de musique, piano et chant, le tout pour 30 centimes. Donc c'est bien. La revue, on le voit, justifie son titre. Elle diffuse la chanson dans son actualité comme dans son répertoire populaire. Chanson est à prendre ici en deux sens. D'une part, une musique vocale qui relève d'une pratique artistique, professionnelle ou amateur. Et d'autre part, un secteur éditorial, la vente de partitions. Mais la chanson, c'est aussi une performance qui est insérée dans une industrie du spectacle, celle du café-concert, qui est ouverte elle-même surtout au théâtre chanté. Cette industrie est en pleine mutation au début du XXe siècle, dans cette immédiate avant-guerre, vers le music-hall. Paris qui chante est alors aussi un périodique de spectacle qui utilise, on va le voir, des illustrations photographiques comme vecteur de diffusion. Cette double définition, musicale et spectaculaire, avec toutes les nuances et les
variations qu'elle peut prendre, est à l'œuvre dans la longue histoire de la revue, qui est lancée en 1903 avec un grand succès et qui parie jusqu'en 1939, avec quelques interruptions pendant la guerre de 1948 et également sans doute à cause de l'effacement de la culture du café-concert qui va être remplacé progressivement par le musical, la radio et l'industrie du disque dans les années 20 et 30. Donc je vais faire une brève histoire éditoriale du titre sur toute la durée, en mettant un peu en évidence ces oscillations entre chansons d'un côté et musical de l'autre, puis je vais pour finir sur les débuts de la revue qui sont remarquables à plus d'un titre. Alors, la publication, l'histoire éditoriale de Paris qui chante n'est pas facile à retracer toujours parce que les collections sont dispersées, elles sont généralement incomplètes à partir de 1913 et surtout après-guerre. Et puis d'autre part, les directions et les rédactions successives apparaissent rarement de façon explicite. Du coup, il s'agit davantage, sauf dans certaines périodes, d'un périodique de diffusion grand public que d'une revue attachée à un projet rédactionnel précis avec des auteurs précis. La présentation matérielle est assez constante. C'est un format un quarto de 24 cm par 31 cm. Une couverture illustrée par la photographie, le papier glacé dans les premières années, moins luxueux à partir de 1912. Alors, voici un petit tableau récapitulatif. Les numérotations sont parfois interrompues et je n'ai pas pu retrouver absolument tous les numéros. Il y en a plus de 900 en tout. Alors, comme on peut le constater, le titre ne fonctionne avec un rédacteur en chef que qu'à de certaines périodes. Les 18 premiers mois, l'intervalle entre juin 14 et 1920 avec Pierre Chaffange comme rédacteur en chef et les 6 années où Max Viterbo, qui est journaliste et homme de lettres et de Café Concert, va piloter le journal qui a été racheté par la chanteuse Yvonne Ima, qui est une vedette du Café Concert et de l'Opérette. Il faut y ajouter le semestre de 1939 où Pierre Barlavitier va reprendre les rênes du journal qui est complètement renouvelé, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Alors, outre Paulin, qui est une très grande vedette du Café Concert, et Yvonne Lima, qui est une autre vedette, l'industrie du spectacle musical est représentée par Oscar Dufresne, qui est le directeur de plusieurs salles à l'époque où il acquiert le journal. Quant à Pierre Chaffange, c'est un jeune chansonnier qui est administrateur général de la Société française des Amis de la Chanson. Et Pierre Barlatier, est pour sa part journaliste culturel à Ce Soir, le grand quotidien communiste, avant de devenir, après la Seconde Guerre mondiale, un spécialiste du musical reconnu. Les pilotes de la revue, donc, appartiennent en grande partie à la sphère du spectacle, soit côté scène, soit côté critique. Mais la plupart du temps, Paris qui chante est dépourvu d'une rédaction officielle à proprement parler, et c'est donc peut-être avant tout une revue d'éditeurs. Son inventeur est Jacques Rueff, qui est un grand figure de l'édition médicale, et qui est connu parce qu'il a lancé en 1898 un bimensuel illustré à grand succès qui s'appelait « La vie au grand air ». Avec Paris qui chante, il veut clairement prendre pied dans le marché de la presse illustrée de spectacles, qui est en pleine effervescence à cette époque, on verra cet après-midi, et aussi dans l'édition musicale, en faisant quelque sorte une pierre deux coups. Donc il s'adjoint comme rédacteur en chef le comique troupier Paulin, qui est une figure extrêmement populaire du Café Concert. Alors Paulin n'écrit pas une ligne dans le journal, mais on le voit beaucoup, hein, en page de couverture, notamment en train de suivre les courses de canaux à Cannes. Le premier titre est Revue hebdomadaire illustrée des concerts, théâtre, cabaret, artistique et musical, qui dit une ambition assez vaste, hein, dans le champ du spectacle. Son lancement est l'occasion d'une campagne de publicité nationale dans tous les titres de la presse, les grands titres nationaux, comme dans les petits titres illustrés des provinces et juste aux colonies. Et c'est un périodique plutôt bon marché, 25 centimes, puis 30 centimes, beaucoup moins cher que ses concurrents théâtraux. Le théâtre est à 2 francs, par exemple, et même l'art du théâtre, ce film l'a dit hier, est à 50 centimes. Non, 1,50 €. À 1 franc 50. Ah oui, donc c'est beaucoup moins cher. C'est la revue théâtrale qui est à 50 centimes. Ah, la revue théâtrale. Et par comparaison, le petit journal est aussi à 5 centimes. Il faut dire que les coûts rédactionnels sont minimes, puisqu'il faut attendre 1904 et le fait que Paulin ne soit plus le rédacteur en chef pour voir apparaître des chroniques signées, et il y en aura très peu pendant la première direction Goethe. On va avoir en 1904 une rubrique régulière de critique qui s'appelle
s'appelle Paris sur scène et qui va chroniquer les spectacles parisiens. Entre 1905 et 1907, on va avoir une rubrique du chroniqueur Kurnonski, qui va devenir assez célèbre, qui s'appelle, la rubrique s'appelle la semaine Music Hall, qui est une critique plutôt sérieuse des spectacles de la français. Et la revue va garder une chronique de spectacle, de déco du monde artistique, mais en fait elle reste plutôt à part en texte critique et éditorial. Son modèle économique, en fait, est plutôt lié à l'édition musicale. Jules Ruel s'inscrit à la SACEM, donc l'organisme de perception des droits musicaux, quelques mois après la création du journal, et il est l'éditeur de la majeure partie des chansons et des œuvres publiées dans la revue au début. Il les propose sur le catalogue indépendant, on voit à gauche, et aussi dans la revue elle-même. Et les succès du catalogue, c'est une publicité de 1904, peuvent être envoyés aux artistes qui seraient susceptibles de les chanter. On voit l'économie circulaire. Et tout au long de l'histoire de la revue, on va retrouver ces fonctionnements avec des renvois au catalogue d'éditeurs musicaux, notamment lors de la direction suivante, celle de Danguyan, qui, Danguyan est l'éditeur de la revue Le Piano, hein, et dans les pages de Paris qui chante, il propose un service de chansons, il vend des cartes postales de chansons. L'arrêt de la directrice suivante, Rose Bloch, va changer le sous-titre de la revue, qui va devenir une revue musicale illustrée, et elle aussi, elle va proposer de l'achat de chansons. Le cœur de la revue, donc, qui fait sa longévité, c'est la publication de chansons qui sont illustrées la plupart du temps par la photographie de leur interprète dans des dispositifs variables. Alors, il y a moins en moins de photographies au fur et à mesure qu'on avance, en fait. Et on va avoir un répertoire varié qui se propose, varié par des genres d'œuvres, chansons, marches, chansonnettes, duos, monologues, etc., etc. Ou bien par les artistes qui vont être désignés pour eux-mêmes ou par les lieux de création. Et la couverture proposée pour polier la première année de la revue, et c'est une liste de tubes en fait, avec leurs créateurs. On connaît notamment le fameux Viens Poupoule de Paulin. Les artistes vont figurer en frontispice des numéros, selon une tradition qui est déjà présente depuis les années 1870. Donc on pourra trouver comme ça en 1911 Yvonne Printemps, en 1906 Mayol, en 1913 le comique Boucaud, ou bien déjà en 1919 Miss Tinguette, qui est déjà très connue, même si elle a encore son E. Alors, dès la fin 1905 aussi, Paris qui chante a proposé des numéros spéciaux entièrement consacrés à un artiste, ici le chanteur et le musicien breton Théodore Duprel, ou bien à un genre musical, par exemple les chansons de marche et de route, ou bien encore un genre et un artiste, ici le fantaisiste Dranem avec ses monologues. Mais on trouve aussi des recueils qui sont publiés séparément, comme ce recueil de monologues. On a aussi des recueils par vedette. Paris qui chante, outre cet aspect purement chanson, propose aussi des reportages illustrés sur les spectacles musicaux, les opérettes par exemple, des petites pièces, et la plupart du temps des revues. En fait, les spectacles qu'on trouve au Café Concert, comme au Music Hall, comme ici, les revues des Folies Bergères. Ce qui est bien que la revue a deux pôles finalement. Elle a un pôle chansonnier qui reflète la variété du tour de chant dans les cafés-concerts et cabarets artistiques, et un pôle spectaculaire. Ce pôle est en phase avec le développement du grand spectacle, avec son côté érotisant, dans cette période d'élaboration du musical de Paris. Alors, après-guerre, cette polarisation entre chanson d'un côté, musical de l'autre, va apparaître de manière plus nette. Déjà, en 1914, donc avant-guerre, quand Pierre Chaffange prend la direction de la rédaction, il adopte une défense de, je cite, la saine et joyeuse chanson française contre l'envahissement de la pornographie. Et après-guerre, le tandem Yvonne Ima et Max Viterbo vont défendre encore plus fort cette ligne, une ligne finalement plus artiste pour tous ceux qui aiment la musique et le chant, chant qui s'est ouvert à la danse et aussi à la musique de film, puisque on s'est ouvert au cinéma. Donc la revendication ici est une exigence artistique loin de la pornographie et l'ordure, d'où le nouveau sous-titre Revue musicale artistique littéraire illustrée. Et Viterbo, il va faire campagne pour un musée de la chanson, hein, que le ministre de l'Instruction publique de l'époque appelle de ses voeux, ou bien il va offrir ses colonnes à un chanteur qui s'appelle Georges Jusse, qui défend le retour au Café Concert. On va avoir des rubriques de critiques sur les bons et les mauvais couplets,
bons et les mauvaises chansons, également des enquêtes sur le début des vedettes, des chroniques sur l'histoire du café-concert, en fait encore plus de défense de la chanson traditionnelle du café-concert à une époque où il est concurrencé par le musical et les revues des femmes nues. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient pris la suite de Oscar Dufresne, qui lui représentait à l'inverse l'industrie du musical. En 1919, Dufresne se présente comme éditeur de musique, président de l'association des directeurs de concerts et musicals et directeur des concerts Mayol, ambassadeur à Caser d'été, Bouc du Nord et Casino de Deauville. Donc vraiment, il y avait déjà un industriel presque du café-concert musical. Et donc dans les pages de la revue, même s'il y a des choses un peu sérieuses sur la chanson, on va trouver presque tout de suite des numéros sur les spectacles, les établissements du Fred, donc vous pouvez lire ici, avec la grande revue du concert Mayol, mise en scène par Henri Varna, et puis aussi il y a peut-être d'autres revues des et Varna, c'est l'associé de Dufresne, et la revue va diffuser des chansons des établissements Dufresne, publiées aux éditions Dufresne, avec ici une chanson qui est composée par le chef d'orchestre du concert Mayol, Paul Nass, donc quelqu'un de chez Dufresne. Donc Dufresne, en fait, avec Henri Varna, il va prendre la direction très vite, c'est pour ça qu'il quitte la revue. Grand musical parisien, l'Empire, le Palace, le Casino de Paris, ça deviendra un grand parrain du musical, avec une fin dramatique puisqu'il a été assassiné. Et donc, en fait, Dufresne fait fonctionner à son profit, au profit d'une industrie du spectacle, la formule originale qu'avait inventée Jules Rouef en 1903, l'idée, mais il le fait fonctionner comme dans au mode du trust. Donc je termine, remarque terminale sur cette formule initiale de Jules Rouef. Donc la formule de Paris qui chante en 1903. C'est vraiment une formule, et quand la revue apparaît, il y a plein d'échos dans la presse, dont celui du Petit Journal, hyper enthousiaste pour sa revue à nouveau magnifique, dont il pointe les nouveautés. Alors ces nouveautés, qui offrent des trésors de récréation sans pareil, sont non seulement des fragments du répertoire de toutes les scènes des cafés-concerts, mais également, je cite, une nuée de ravissantes photographies montrant couplet par couplet, ou presque phrase par phrase, les têtes, les gestes successifs des chansons ou monologues. Et cela va permettre au lecteur, je cite, d'apprendre, de répéter à loisir ce qu'il a le plus goûté et de s'essayer à imiter Paulin, Mayol ou Galimard. Et puis enfin, Paris qui chante propose des concours de production musicale et de monologues. Alors cette recension enthousiaste est exactement l'écho de la proposition du journal lui-même. Donc ça, c'est la dernière page du premier numéro où on voit Paulin, rédacteur en chef, qui présente Paris qui chante, en mettant l'accent sur les nombreuses illustrations prises sur le vif, permettant de voir ou revoir les artistes aimés du public dans leurs attitudes du coin du public, caractéristiques. Et ainsi, sans quitter le coin du feu, chez lui, le lecteur va pouvoir revoir et entendre les succès du café-concert. Finalement, Paris qui chante propose un café-concert sur papier. Mais il va plus loin que cela, car la revue, par la publication musicale et l'illustration photographique précise, sert non seulement à montrer le spectacle chantant, mais d'en permettre la reproduction. C'est-à-dire que chacun peut s'essayer à son tour dans ce répertoire, et le journal voudrait plaire, je cite le texte, à tous ceux qui germent leur loisir, soit en allant au spectacle, soit en déclamant ou en chantant eux-mêmes. Ce public chantant sera ainsi régulièrement appelé au grand mouvement du café-concert et de la chanson, dans un dispositif de participation du lectorat particulièrement fourni, au point qu'il s'agit presque d'une utopie globale, un café-concert virtuel. Alors, au centre de ce dispositif, bien sûr, il y a la photographie. L'idée fondamentale, c'est de croiser d'un côté la tradition de la chanson illustrée, présentée par exemple ici par le périodique Les Chansons Illustrées, et de l'autre côté, les dispositifs d'illustration photographique qu'on verra, je pense, cet après-midi, donc je n'y reviens pas. Mais ici, la logique de la décomposition photographique et de la gestuelle et de la mimique est poussée à l'extrême. On peut suivre presque cinématographiquement et à la réplique près le fantaisiste de Ranel, ici dans la chansonnette L'enfant du cantonnier. Il y a le texte de ces mimiques. On peut retrouver le chansonnier Dominique Bonneau dans la fameuse lettre à Nini, donc
imiter toutes ces mimiques et ces gestes, et on peut découvrir la jeune Miss Tinguette qui a déjà le cœur en feu en 1930. Et donc, on voit que c'est un vrai tour de chant varié qui vient s'inscrire comme ça sur la page. Et s'il s'inscrit sur la page, c'est qu'il y a un secret, bien sûr, il y a un atelier de photographie du journal. Cet atelier de photographie fait l'objet d'une petite pièce qui est écrite par le chansonnier Dominique Bonneau avec l'acteur Mévisto. Cette pièce est représentée lors d'une matinée de gala offerte par la revue, et elle est publiée dans la revue. Donc on voit Paulin, Anna Thibault et Dranel, des grandes stars, plus deux danseurs noirs de cakewalk, qui vont poser devant l'objectif du photographe, qui s'appelle Nadal et Léon. Ainsi, le fonctionnement du journal est mis en abîme, hein, l'actualité du café-concert vient s'imprimer. Et donc, c'est en fait tout le café-concert et le music hall que Paris qui chante produit, non seulement les vedettes du tour de chant, mais aussi les attractions dansées, par exemple les Elks, qui triomphent au nouveau cirque dans un cakewalk en 1903, ou bien attraction de l'Olympia, avec un chien caricaturiste qui imite Bismarck, Chamberlain et Ixelles. Dans presque chaque numéro, vous avez une musique à danser, vous avez aussi des théories pour savoir comment danser la dernière danse en vogue. Et puis enfin, l'hiver ou la saison d'été, le Paris qui chante va emmener son lecteur voir des revues d'autres spectacles, par exemple, à la Scala, se rincer un peu l'œil à la revue à voir. Et en effet, le lecteur est invité à la fête. Il y a tout un dispositif pour inviter le lectorat. Le lecteur est à la fois un spectateur audituel, auditeur virtuel par la revue, mais c'est aussi un chanteur ou une chanteuse réelle par les partitions, et même par les publicités, et par les primes ou les cadeaux. Donc il peut chanter les succès, mais il peut aussi, si ça va en 1905, choisir sa mandoline, sa guitare, son accordéon. On lui aura montré aussi dans toutes les publicités. Et puis, il peut participer, amateur ou professionnel, aux concours musicaux de chansons, avec des grands prix, hein, et je donnais dans une représentation de gala. Voilà, donc ça arrive en 1903, il y a des tonnes de concours tout le temps, et je terminais sur celui de 1919, à la reprise du journal, il y a un concours où le public est amené à proposer une musique pour mettre en musique une chanson sur le vin d'Alsace, puisqu'on a retrouvé l'Alsace. Donc, pour conclure, Paris qui chante paraît réunir la fusion grand public et illustré de la revue musicale, de la revue spectacle et de l'édition partition. C'est bien davantage un média de diffusion qu'un périodique de critique, il est clairement commercial, et il constitue un reflet remarquable de la culture du café-concert de la Belle Époque à Paris, et qui est en fait une source historiographique majeure pour ces questions. S'il documente aussi sur la longue durée les mutations du secteur du divertissement et du spectacle musical dans les années 1920 et 1930. Par la virtuosité de son usage spectaculaire de la photogravure, par une inclusion répoussée du lectorat, concours également, Paris qui chante occupe une place de choix dans l'effervescence des périodiques illustrées par la photographie du début du XXe siècle. Il ne serait pas étonnant qu'elle en ait inspiré d'autres, par exemple, comédie illustrée. Je vous remercie et je m'excuse pour le Grazie a Noel Pianà, e dunque anche qui abbiamo un ambito particolare in cui non solo si formano generi nuovi, ma la stampa, come abbiamo sentito, una Parigi che fotografa oltre che canta, ne danno una determinazione precisa. Adesso continuiamo questo argomento, credo bisogni ripristinare il precedente computer, quindi con Donatella Orecchia, con cui passeremo da Parigi a Napoli, ma il titolo lo dico dopo, mentre posso anche rallentare e seguire il tempo. Ricordo Donatella Orecchia è professoressa associata all'Università di Roma Tor Vergata, i suoi principali ambiti di ricerca sono la teoria e la critica teatrale contemporanea, la storia e la teoria della recitazione tra 8 e 900, il teatro di ricerca italiano e le fonti orali per lo studio della storia dello spettacolo. Dirige il progetto Ormete insieme a Lidia Cavalieri, la presentazione che si sovrappone, e tra le sue pubblicazioni il critico d'attore Silvio D'Amico e la scena italiana di inizio Novecento, la prima Luse, nascita di un'attrice moderna,
e più recenti, Memorie sotterranee, storie e racconti della borsa di Arlecchino del 1972. Stravedere la scena, Carlo Quartucci rientra nei primi 20 anni, dove ampio è l'uso delle fonti orali. Benissimo, allora adesso continuiamo con il cielo sul fronte da Parigi che canta, a Napoli che canta, con la relazione che si intitola Il Café Chantant di Napoli. Così inizia. Allora, innanzitutto grazie agli organizzatori per questo bellissimo incontro. Io vi proporrò l'inizio di una riflessione su una rivista napoletana, Café Chantant, dal 1900 fino più o meno al 1915, quindi una prima parte della sua storia, che ben si ricollega alla relazione che mi ha preceduto, perché il genere teatrale è lo stesso, cioè l'oggetto e il contesto di questa rivista, pure a Napoli, però sono gli stessi, e in parte con la relazione ancora precedente di Riva Cavalieri, perché si tratta di una rivista che da un certo momento in avanti sarà una rivista di agenzia, all'inizio non esplicitamente e poi esplicitamente. Però innanzitutto una piccola premessa, perché affrontare questo periodico significa aprirsi ad un campo molto vasto, io direi anche abbastanza poco esplorato dagli studi scientifici italiani nel suo complesso, non i singoli artisti, Petrolini piuttosto che Viviani, eppure un campo fondamentale per comprendere le culture e i linguaggi, e uso il plurale, dello spettacolo italiano di allora e successivo. Fu questo un mondo in parte parallelo al teatro di prosa, ebbe teatri propri, ebbe propri artisti, regole produttive specifiche, convenzioni linguistiche peculiari, un pubblico interclassista e in parte, ma solo in parte, diverso dalla prosa, ma non fu per questo isolato né ignorato dal resto della società teatrale. Tommaso Salvini apprezzava Ettore Petrolini esplicitamente, Gordon Craig frequentava gli spazi del varietà fiorentino, i futuristi individuarono in questo linguaggio un paradigma alternativo rispetto alla cultura del teatro cosiddetto maggiore, un paradigma che sarà di riferimento anche nel corso del secondo Novecento. Per alcuni teatranti sarà la possibilità di attingere ad una tradizione altra, dove il testo non è centrale, dove il plurilinguismo è strutturale, dove il rapporto libero con le tradizioni e la vocazione solistica dell'attore, soprattutto dell'attore comico, sono un preludio e modello di un'autorialità creativa altra, appunto. Ora, se sulle rubriche teatrali dei quotidiani e sulle riviste di teatro specializzato di prosa di fine 800 inizio 900 difficilmente si trova traccia di questo forma teatrale, d'altra parte, a partire dalla fine dell'Ottocento invece, e con un'accelerazione nei primi anni del secolo successivo, prende l'avvio un'ampia attività di stampa specializzata che passa da pubblicazioni snelle di poche pagine fino a vere e proprie riviste strutturate. Per queste riviste io vi parlerò del Café Chantant di Napoli, fondato nel 1900, che credo che sia una fra le riviste più importanti e longeve. E lo dico subito, non è importante per le firme, né per gli articoli particolarmente raffinati nell'articolazione del discorso critico o nell'impianto teorico. L'importanza del Café Chantant sta altrove, direi nel suo essere traccia e quindi fonte di quel mondo artistico, dei suoi luoghi, della sua organizzazione, dei suoi protagonisti e della loro vita materiale, ma anche di alcuni aspetti esterni al teatro, aspetti di costume che rivelano mentalità diffuse e travolta operazioni culturali su vasta scala che investono anche il teatro. Nel primo di questi due casi direi soprattutto i rapporti di genere e penso alla figura della donna attrice cantante a come viene descritta all'interno di un universo giornalistico completamente al maschile. E nel secondo caso, a cui farò cenno alla fine della relazione, certamente alle ripercussioni, diciamo così, nella stampa e anche in questo tipo di stampa della guerra in Libia. Ora però parto da aspetti più semplici, strutturali, dall'analisi appunto della sua struttura, a partire dagli elementi costitutivi, la testata, le principali firme e le rubriche. E per quanto riguarda la testata, ovviamente non posso che partire sottolineando il luogo di edizione, Napoli.
originaria culla delle prime esperienze italiane di caffè-concerto, in cui le tradizioni locali e popolari, alle quali il rilancio della festa tradizionale della canzone napoletana di Piedigrotta avevano dato originariamente un forte incentivo, si erano intrecciate con le influenze della cultura teatrale e musicale parigina. Per una rivista che ambirà ad essere il punto di riferimento di tutto il teatro di varietà italiano, questa collocazione è importante. Ed è fra l'altro impossibile fare un ragionamento sul teatro napoletano senza tener conto di questa realtà del caffè concerto, teatro di varietà, così invasiva e così concreta. Vedete qui una mappa che indica il proliferare degli spazi dedicati a questo genere fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Eppure tutto questo, no? Tutta questa forma di vasta spettacolarità, senza pubblicazioni come il Café Chantan, che è una delle poche fonti esistenti, sarebbe impossibile. E torniamo alla testata. Napoli dunque, 10 febbraio 1900, anno quarto, numero primo. È il numero primo, ma l'anno è quarto. È quarto perché il Café Chantan deriva da un'altra esperienza, dal Napoli Eden, fondato nel 1896, sempre da colui che fonderà nel Novecento, Francesco Razzi, il nostro Café Chantan. Razzi era stato direttore del Napoli Eden, che era stato poi sciolto nel 1899. Dalle sue ceneri era nato il Bis e Basta, di cui Francesco Razzi era proprietario ma non direttore, e che sarebbe fallito ben presto. Fallito forse anche il tentativo di Razzi di aprire la testata giornalistica ad altre forme teatrali di spettacolarità varia. E invece col Café Chantan, fino a partire dal suo titolo e dal suo primo editoriale, Razzi decide di rigorosamente concentrarsi in maniera specializzata a il teatro, appunto, Café Concerto, Café Chantan, e presso al teatro di varietà. Una specializzazione che prevede un circuito particolare di spazi, di interlocutori, di artisti e di lettori ai quali si chiede presto di essere abbonati e ai quali si chiede un rapporto, una sorta di fidelizzazione alla testata, che secondo, a parer mio, è uno dei tratti più caratterizzanti di questa rivista. Una scelta che risulterà vincente in breve tempo e che poi, soltanto poi, permetterà di includere altre forme di spettacolarità, in particolare il circo e per un certo periodo di tempo il cinema, lo vedremo dopo. Il sottotitolo è in lingua francese, inglese e tedesca ed indica da un lato l'intenzione della rivista di proporsi fin da principio con un respiro internazionale, solo nel 1915 con l'entrata in guerra dell'Italia verrà eliminato il sottotitolo in tedesco e dall'altro però di rivolgersi specificatamente agli artisti in prima battuta. In entrambi i casi, tensione all'internazionalizzazione e rivolgersi in particolare agli artisti saranno promesse ampiamente mantenute. La rivista è un quindicennale da principio, illustrato già nei primi anni con fotografie ma senza quel lavoro, diciamo così, accurato, anche estetico, di cui si parlava prima, sono fotografie molto neutre, tradizionali, ma sono già incluse fin dal primo numero, e diventerà nel 1907, che è il primo momento di grande cambiamento, una rivista settimanale, segno del successo che nel corso di questi 7 anni è stato riconosciuto a questa testata. In questo caso nel 1907 c'è anche una variazione, diciamo così, della copertina e della grafica, si scinde la prima pagina, c'è cioè una copertina e una prima pagina del giornale che permetterà di accogliere nel 1908 un'altra rivista dentro la rivista. La copertina porta infatti la doppia dicitura Café Chantan e rivista Fono Cinematografica e in copertina viene pubblicata la lettera di Pietro Tonini, direttore della rivista milanese Fotocinematografica, che dichiara di aver ceduto tutti i diritti alla testata di Razzi. Questo durerà fino all'agosto del 1909, come dire, un accordo, se volete, anche non di lunga durata, ma che è il segnale di quanto il teatro di rivista, di varietà e il cinematografo in quegli anni fossero linguaggi particolarmente intrecciati, condividevano le stesse sale spesso e, come in questo caso, che non è l'unico, anche le stesse testate giornalistiche. La seconda tappa riguarda
Secondo, riguarda le firme, ossia quali sono i collaboratori. Innanzitutto i collaboratori stabili sono, cioè le firme stabili sono quelle del suo direttore e quelle in particolare dei capi redattori, di cui il più importante è certamente il terzo, Tramontana, che porterà, traghetterà la rivista fino al 1928, anche con cambio di direzione nel 1919. Poi ci sono alcuni collaboratori, come nel caso dell'arte drammatica, si firmano quasi tutti con pseudonimo ed è quasi impossibile rintracciare gli autori originali, ma poi quello che mi interessa segnalare sono gli altri collaboratori, cioè quei corrispondenti dalle varie città per ingaggiare i quali il Café Chantant, fin dal primo numero, pubblica un annuncio, un appello. Ora, mi sembra interessante sottolineare che si tratta quindi di un processo dal basso, piuttosto disordinato all'inizio. Non sono definiti i collaboratori in base a una linea estetica di nessun tipo, ma neanche propriamente da dei legami di tipo economico, ma si sollecita da parte di tutte le città e a poco questi collaboratori crescono. Dal principio le rubriche che provengono dalle altre città sono pochissime, nell'arco di un anno e mezzo proliferano fino a diventare, fra il 1907 e il 1908, occupare anche 5 pagine fitte della rivista. È tuttavia interessante che nel 1911, salto poi tornerò indietro, il Café Chantant pubblichi una pagina con l'elenco dei collaboratori e degli ammiratori, ponendo sullo stesso piano gli inviati delle varie città che adesso hanno un volto, un nome, un cognome, Dante Coia da Venezia, Giuseppe Maia da Catania, e poi Mandacea, Viviani, Pasquariello, Villani, Bambi, cioè vengono posti in questa sorta di teca, quasi allo stesso piano, la grande famiglia delle varietà. E sono i collaboratori e sono gli artisti posti sullo stesso piano. L'idea di base di Francesco Razzi è proprio quella di creare un contesto, la sua rivista, che si occupi della grande famiglia del varietà. Tutti hanno un volto, lui è il pater famiglia, anche garante, sostenitore economico, prima soltanto della rivista e poi anche di un'agenzia. Una famiglia molto più compatta, mi sembra, di quella che negli stessi anni è la famiglia del teatro di prosa. E d'altra parte, come vedremo fra poco, anche la battaglia per la tutela della dignità del lavoro e degli interessi interni a quel mondo si propone, come Francesco Razzi vuole, in modo interclassista, corporativo piuttosto che sindacale. Non c'è la distinzione capocomici che qui non ci sono proprietari, agenti teatrali e artisti, ma tutti, secondo Razzi, coinvolti nello stesso meccanismo e nella stessa necessità di tutelare il teatro di varietà come arte non minore rispetto alle altre arti. Le rubriche, e le dico molto rapidamente, sono rubriche che si mantengono a lungo, in particolare la prima che qui io ho sentito. Quella che sta in mezzo, che è Mosaico, che è analoga al notiziario dell'arte drammatica. Poi ci sono delle rubriche che riguardano specificatamente Napoli, i concerti nostri o dal massimo al minimo. Poi ci sono delle rubriche invece di costume di pettegolezzo, in particolare fra voi belle brune bionde, l'incerto all'inizio firmato da Sergio Luigi XV, tutto dedicato alla componente femminile, con anche lettere di attrici, di cantanti a cui questo giornalista risponde. E poi la rubrica dei corrispondenti, di cui dicevo prima, che è il Ci scrivono. E quindi, vado molto lento, velocemente su questo, la pubblicazione di una canzone con spartito per ogni numero, inserto che poi a partire dal 1908 non ci sarà più, perché verrà pubblicato durante la festa di Piedigrotta un intero inserto dedicato soltanto alla pubblicazione degli spartiti. E chioso, ma non so dirvi di più, dal principio pare che la pubblicazione, i diritti delle canzoni che venivano, gli spartiti venivano pubblicati sul Café Chantant, restavano al Café Chantant. Quindi le programmazioni, note di costume, lettere di alcuni artisti, polemiche e poi qualcosa di più specifico e a mio avviso più importante, che c'era anche nell'arte drammatica, che è il giro degli artisti. Questa sezione è una fonte preziosissima, è organizzata a partire dalle indicazioni fornite dagli artisti e spesso dagli abbonati, riporta qualcosa che non si trova in nessun'altra parte: l'elenco degli artisti, dei loro movimenti nei teatri italiani e stranieri,
E anche qui parte con una collaborazione dal basso, come una, come dire, una costruzione da parte del mondo artistico di quella che è dell'informazione base che caratterizzano la loro identità. Questa sezione si amplia sempre di più, vedete sulla sinistra quanto è breve, quella del 1900, vedete centralmente quella del 1905 che si amplia. Troviamo lunghe liste di nomi, di singoli artisti, ovviamente non di compagnie, che almeno per un lungo periodo di tempo nel teatro di varietà non ci sono, suddivise nei ruoli, canzonettiste, romanziste, comici, attrazioni, canzonettiste italiane, non solo italiane, anche estere. Queste liste mostrano la struttura del teatro di varietà con i suoi ruoli e mettono al contempo in luce quella dimensione della solitudine scenica degli artisti che hanno solo rapporti occasionali con gli altri, i quali sono uniti nella programmazione della singola serata e con i quali condividono temporalmente il medesimo spazio scenico, ma poi non hanno nessun tipo di contatto successivo. Questo è il movimento artistico successivo del 1907 che è molto ampliato e sottolineo, ci sono indicazioni di compagnie di varietà, tre, quindi nessuno, quasi nessuna, compagnia di marionette, ma anche gli amministratori segretari, gli agenti artistici estero, scritto sbagliato, i maestri di musica e i compositori. Questo cosa significa? Che nel movimento, no, degli artisti viene contemplato, secondo me per volontà del suo direttore, anche vengono contemplati anche quell'altra componente, quelle altre figure che non sono propriamente artistici che appartengono dal suo punto di vista alla grande famiglia del teatro di varietà. Compaiono la lista dei cinematografi con tanto di indirizzo, dei teatri di varietà e di caffè concerto, fino ad arrivare in nel 1910 una pubblicazione, un inserto importantissimo per chi deve studiare questo tipo di fenomeno, perché vengono descritti in ordine alfabetico, 1, 2, 3, 8 pagine fittamente, l'elenco di tutti i caffè concerti, non solo delle città principali ma anche delle province. Questo per indicare qual tipo di fonte preziosa possa essere una rivista come questa. Sono dati, sono semplicemente dati, ma anche in questo caso indicano una direzione, una volontà del caffè concerto di farsi raccoglitore di un fenomeno vasto, allargato, nel merito artistico del quale entra soltanto molto raramente. In alcuni periodi poi il movimento degli artisti scompare ed è sostituito da lunghe sequenze di cartoline pubblicitarie degli artisti stessi, molte delle quali fra l'altro prodotte dalla tipografia Razzi. Queste liste secche informative, alle liste secche informative di prima diventano, si fanno immagine, quadro e permettono di rendere il Café Chantin un luogo dell'autorappresentazione visiva, non narrativa, di sé da parte dei protagonisti della scena. Segue, e questo fin dal 1900, una sezione importantissima, gli indirizzi utili per gli artisti e le sezioni pubblicitarie. Abbiamo così le informazioni di Sartre, alberghi, pastiglie al mentolo, la cocaina per cantanti, consigli per la sterilità e gli aborti, ma anche l'indicazione della sonnambula, dei parrucchieri con gli sconti per le attrici. Abbiamo l'idea quindi sempre più chiara che questa rivista è scritta e pubblicata per il mondo dell'arte, non è pubblicata per gli appassionati di Café Chantin, di teatro di varietà. Il lettore modello, che evidentemente non era appassionato di teatro, ma il mondo degli artisti, degli agenti, dei proprietari e degli attori. A questi Francesco Razzi si rivolge, si rivolgerà tutta la vita. Io faccio un po' perché sono più due minuti. Un altro aspetto del fondamentale, io trovo, del Café Chantin è certamente quello di diventare promotore, a partire dal 1908, della Federazione Artisti del Varietà Italiani, proprio per il sostegno del lavoro degli operatori, degli artisti del Café Chantin, tanto che nel 1908 diventa l'organo ufficiale della Federazione per Artisti del Varietà, vengono pubblicati sul Café Chantin
i verbali delle sedute, l'ammontare della donazione, le proposte fatte con le votate, le crisi, ma anche la proposta di escludere per esempio i non artisti dal Fabi, perché originariamente il Fabi contempla in sé anche i non artisti, quindi proprietari e gli agenti, la definizione di un nuovo statuto e così via, fino allo scioglimento vero e proprio del Fabi. Io salto perché mi interessa chiudere su questo aspetto. Nel 1900, fra 10 e 11, scoppia la guerra in Libia, cioè l'invasione italiana della Libia. Vi leggo le parole che Salvemini scrisse nel 1914. Lo storico il quale in avvenire vorrà ricostruire questo torbido periodo della nostra vita nazionale dovrà giudicare che la cultura italiana del primo decennio del XX secolo doveva essere caduta assai in basso, se fu possibile ai grandi giornali quotidiani, i giornalisti che pur andavano per la maggiore, far credere all'interno, all'intero paese tutte le immani sciocchezze con cui l'impresa libica è stata giustificata e provocata. Non esistevano dunque in Italia studiosi seri e coscienziosi. Il 5 maggio del 1912 il Café Chantin pubblica un appello per la raccolta di denaro per l'acquisto di un aereo per la flotta italiana. Aderiscono tutti i rappresentanti del teatro di varietà. E il Café Chantin ce ne dà un'indicazione puntuale, con elenchi e con cifre. Saranno organizzate manifestazioni a Napoli come a Roma. Il presidente dell'organismo che si fa promotore della raccolta sarà, su suggerimento di Razzi, l'anno dopo il nuovo presidente del Fabi, di cui vi dicevo prima. Durante la guerra poi le campagne di sostegno degli artisti chiamati al fronte, le pubblicazioni di lettere da parte dei soldati, il dibattito intorno alle riviste patriottiche, insomma, il Café Chantin si fa ricettacolo anche di questo. E può fornirci indicazioni preziose, non solo sul teatro, ma anche sulla cultura diffusa e la relazione tra società civile e quegli eventi che travolsero la vita d'Italia in quegli anni e il modo in cui trovarono nel mondo teatrale spazio e narrazione. La prospettiva apparentemente marginale del teatro di varietà e di questo tipo di riviste assume, anche da questo punto di vista, una possibile centralità. Peraltro la citazione finale viene in mente un maestro veneziano, Mario Sbenghi, il mito della grande guerra, il Café Chantin è l'elemento capitale dell'unione di Napoli all'Italia ed è un fenomeno caratterizzante la storia del Novecento che poi finisce nella grande guerra. Credo abbiamo tanta materia da queste tre redazioni. Così io sono molto stupito nel senso positivo di come poi questa ricognizione sulle riviste ricostruisce le linee essenziali della storia, della cultura teatrale e dei generi anche. Per esempio una serie di definizioni che sono state messe in campo è interessantissima per osservare questa cosa. Ma mi taccio e lascio la parola al pubblico. Allora, spengo e... C'è qualcuno? La domanda fatela col microfono, così viene registrata e poi i relatori rispondono accendendo il loro. Io avrei una domanda per Liliana Cavalieri. La domanda è perché finisce la programmatica? Perché chiude le pubblicazioni? Allora, questa è una domanda a cui onestamente non sono in grado di rispondere perché siamo nel 1934, è il periodo nel quale io ho letto dei numeri dell'arte drammatica, ho cercato di capire delle cose ma non così a fondo come va fatto. Polese Enrico muore 2 anni dopo. Qualche anno prima il fascismo ha portato avanti una campagna, come sappiamo, di attacco contro la mediazione privata, quindi non tanto, cioè innanzitutto contro le agenzie teatrali private per sostituirsi ad esso. Questo attacco, che è molto sottolineato da alcuni storici che raccontano di chiusure di agenzie di giornali, nonché anche di sequestri e di eventi, sostanzialmente di irruzione di picchiatori nei locali delle riviste delle agenzie,
in realtà anche questo andrebbe studiato a fondo, perché sotto traccia alcuni agenti teatrali privati continuano a lavorare iscrivendosi nelle liste degli agenti ufficiali. Quindi, dando una risposta che è ancora molto superficiale, potrei dire che il clima politico non era favorevole al mediatorato privato, e questo quindi ha avuto una conseguenza negativa anche sul periodico, da una parte, dall'altra Polese probabilmente era anche in anni vecchiaia. Però insomma, se ci sarà qualcuno che vorrà guardare questo nodo in maniera più approfondita, forse potranno uscire delle riflessioni più approfondite di quelle che ho provato a fare loro. Grazie. J'avais une petite question pour toi, Romain. J'ai été très frappé de ce que tu nous as dit, de la manière dont la revue que tu as étudiée mettait en scène, tu as utilisé le terme très joli de café concert sur papier. Donc, dans la manière dont cette revue mettait en scène véritablement les différents éléments qui étaient articulés, et en fait, elle valorise de manière assez emblématique le dispositif intermédial avec la partition, avec le texte, avec la photographie, tout ça organisé sur la page, en donnant un rythme. L'a dit aussi. Je voulais savoir, c'est le spécialiste des revues que j'interroge en toi, est-ce qu'il y a d'autres revues à ta connaissance qui ont fait ce travail-là? Parce que ça paraît tout à fait étonnant quand on regarde d'autres revues, par exemple comme au théâtre ou même l'art du théâtre, c'est juste des dispositions intéressantes mais très sages finalement. Ce que je trouve intéressant, si tu veux, c'est que c'est quand même, pardon, mais un petit genre, plus ou moins débat, non mais je. Je le fais extrait par provocation. Voilà, c'est comme par hasard, c'est dans un lieu un peu particulier que cette innovation est mise en valeur. Alors, oui, mais ta question me fait plaisir parce que dans l'article du petit journal que j'ai coupé, là, le journaliste dit que c'est tout à fait nouveau, ça, justement, cette possibilité de reconstruire presque. D'ailleurs, il suffit de se mettre au piano avec la partition, on a assez envie de faire les gestes. À vrai dire, je ne sais pas, j'ai pas vu d'autres exemples. Peut-être qu'on va en connaître de nouveau. Voilà. Peut-être quand même rajouter sur l'intermédialité que là où ça se corse, c'est quand arrive le disque. Et il y a un moment, je ne me rappelle plus la date, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais où Paris qui chante essaie de lancer aussi une collection de disques. En offre une et explique que du coup le tour est complet. Hein. Et donc là, on a presque la télé qui en gère. Hein. Et là, je sais que Jean-Paul a des réponses. Ce qui est frappant, c'est quand on regarde les photos de Paris qui chante, avant l'atelier, c'est aussi une question que je vais poser, de quand date l'atelier spécifique du journal, mais sinon avant, il récupère des photographies qu'on retrouve notamment dans le théâtre, dans l'art du théâtre. Précisément, il fait tout un travail que les autres revues ne font pas. Et c'est ça que j'avais trouvé particulièrement. Alors, là-dessus, les seules informations que j'ai sur l'atelier sont d'une part que dès le début, les photographies indiquent propriété du journal, une photographie du journal, et surtout, au bout de 3 mois, il y a cette espèce de représentation du gala où il y a cette petite pièce qui est ensuite publiée et où on voit en fait un photographe qui, sous la direction de Paulin, en fait, fait chanter et jouer aux artistes leur numéro et prend des photos pendant le numéro. Donc, alors je ne sais pas si c'est le vrai dispositif, et par ailleurs, il ne va pas forcément durer toute la durée, très très longtemps en réalité. Mais au tout début, il y a clairement un laboratoire où l'élaboration du numéro se fait à l'intérieur du journal. Et ça ne semble pas être le cas, par exemple, pour le site de Non. Alors, effectivement, en revanche, pour ce qui est des. Alors là, c'est aussi très intéressant, pour ce qui est des spectacles qui sont dans des milieux de théâtre. Donc, les spectacles, et pas les numéros des artistes, ils vont acheter les photos des autres. D'ailleurs, il y a un chroniqueur en 1905 qui n'a pas eu de place pour la première, et du coup, il est à la générale de photos, et il y a un article génial qui décrit comment ça se passe. Merci, ma question. Et aussi pour Romain,
ce que demandait Arnaud. Est-ce que du coup tu peux revenir un peu sur le lectorat, parce qu'en fait, qui te semble supposé par les promoteurs de la revue, dans le sens où on a une revue qui a un nom, et tu le sais mieux que personne, qui a un nom de revue théâtrale, Paris qui chante, il y a ce Paris qui est vraiment annoncé, et en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est une revue qui devait être pas mal lue en province. Et donc, premier élément, est-ce que c'est vraiment une façon aussi de développer, d'avoir des petits polins dans toutes les villes de France et d'une part. Et deuxièmement, on a l'impression d'une revue qui s'adresse à la fois à un milieu professionnel, mais aussi à des amateurs. Donc on a ce Paris-Province amateur-professionnel. Si tu pouvais, autour de cette équité, revenir un peu, toi qui as vraiment parcouru la revue, comment tu ressens ça? Parce qu'on a un peu tout. Alors déjà, il y a la campagne de pub initiale qui montre que toutes les régions sont ciblées. Et j'ai trouvé aussi un journal à Oran, en Algérie, qui explique, enfin, il donne 10 listes de périodiques illustrées qu'on peut voir à la bibliothèque. Et il y a les Paris qui chantent dedans. D'ailleurs, les premières années sont extrêmement faciles à acheter sur eBay et autres. Ça prouve à quel point c'était diffusé. Maintenant, si on regarde le lectorat interne, tel qu'il est construit par les pubs, etc. Alors, il est très large. Il y a des femmes, on offre des corsets, il y a des hommes, on offre des cravates, il y a effectivement des amateurs, il y a des professionnels, il y a de temps en temps une chronique sur la comédie française, l'opéra, etc. Plus, donc, il y a clairement ça s'adresse aussi à la bonne famille, mais également il y a des chanteurs populaires. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'un lectorat le plus vaste possible, en tout cas au début. Merci. Merci beaucoup. En écoutant Livia et Donatella, j'ai découvert. J'ai découvert avec passion cette presse interne à la profession. Et donc j'ai presque une question pour Manuel. Jean-Claude, peut-être, est-ce qu'en France on a l'équivalent et quels seraient les titres? Il microfono va tenuto lontano, se non mi ci fischia. Jean-Claude ne répond pas. Jean-Claude était en train de rêver. Il était de l'autre. Il y a des journaux comme L'Europe Artiste, par exemple. Un journal comme L'Europe Artiste me semble typiquement un journal de semi-équipe pour une presse plus professionnelle, mais je pense que plein de gens peuvent répondre aussi, notamment. Je vois que Marco a des idées. Moi, je suis alors petit. Non, parce que ce que disaient Lina et Donatella, c'est que c'est vraiment pas destiné à un public. Oui, si sente male, dovete stare un po' lontani e non girare la faccia per parlare. C'est-à-dire, Marion insistait sur le fait qu'elle était intéressée par le fait qu'on a présenté deux revues, les italiennes, qui semblent s'adresser prioritairement à un public de spécialistes, un contexte interne, on va dire ainsi, alors qu'on a vu chez Romain la revue qui essaie de produire un lectorat très vaste qui va participer à l'explosion du musical même chez soi. Or, je ne pense pas avoir des réponses précises parce que c'est très compliqué, mais il me semble que là on touche à une différence fondamentale entre le contexte italien et le contexte français, puisque justement, alors que le contexte français est un contexte polarisé géographiquement, avec un centre qui dirige tout, qui est Paris, qui donc produit des objets éditoriaux qui permettent aux gens des provinces de rêver du théâtre, du musical, en Italie, les agences, je pense qu'on ne trouve pas quelque chose de comparable en France. Pourquoi? Parce que les agences ont à gérer un circuit de théâtre itinérant, structurellement itinérant. Du coup, il existe, bon, c'est un peu facile de dire ça, la micro-società degli attori, dont a parlé Mendolesi, n'est pas simplement une micro-società degli attori, c'est une micro-società des cantanti, degli organizzatori, et degli agenti. Donc, Marion m'a précédé parce que je voulais faire la même observation.
Et de toute manière, dans cette différence France-Italie, émerge une question méthodologique fondamentale, c'est que ces revues-là, pour bien les analyser, pour bien les comprendre, il faut vraiment les mettre en réseau. Les observer dans leur relation entre elles. Il y a tout le temps des revues qui changent en fonction du marché, etc. Mais aussi en fonction des cercles de sociabilité qu'ils essaient de construire autour d'elles, parfois privées, parfois internes, parfois externes. Alors, moi je voulais vous remercier tous les trois parce que ce sont des communications qui ouvrent en fait le spectre, d'abord du côté commercial et aussi parce qu'on voit combien dans ces revues la trajectoire de la revue cherche à s'élargir et à inclure des genres nouveaux au fur et à mesure que l'invention technique ou l'expression, disons, artistique, change de contexte. Vous avez mentionné le cirque, le cinématographe et d'autres formes, n'est-ce pas, le théâtre de prose. Et tout cela fait que la revue de théâtre est un organe mouvant qui sait s'adapter de manière très plastique, je trouve, au contexte artistique du moment. Et ça, c'est un trait commun très très fort de ces trois communications. Alors, plus particulièrement sur le Paris qui chante, il y a des antécédents de ce type de mise en scène de la gestuelle, etc. Par exemple, dans la revue illustrée, il y a en particulier un reportage sur Georgette Leblanc et la manière dont Georgette Leblanc interprète tel passage, je ne sais plus, la chanson de Mélisande, je crois. Et on a une série de photographies avec les paroles. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a vu, mais évidemment, ça n'a aucun intérêt que la revue répète ce qui a été déjà fait. Disons que la revue prend une idée qui en germe et la développe. Et ce que Romain a montré, c'est un antécédent du karaoké, en fait. C'est exactement ça. N'est-ce pas? C'est un antécédent du karaoké. Et tu as dit, alors, notre vision des choses doit s'adapter aussi à l'objet. Tu as dit, Paulin n'écrit pas une ligne. Si, Paulin écrit des pages entières parce que sa gestuelle est une écriture. Et ce qui est très très frappant quand même dans ces revues, c'est combien ce qu'on appelle graphie est présent. Et je me demande si ce n'est pas une réflexion qui découle du grapheme en grec ancien qui veut dire à la fois dessiner et écrire. Mais on l'a beaucoup, hein, même dans le cinématographo, on a cette idée d'une écriture qui passe par le cinéma, c'est-à-dire par le mouvement. Et cette idée que la revue écrit par, à la fois par l'image, par la mise en page, par le texte, évidemment, est quelque chose qui est très très frappant vers la fin du siècle. Alors j'ai quand même une question, pardon pour ce long préambule. Moi je me demande d'où vient à quel moment plutôt émerge cette mise en avant de la tête, de la bignette, du trombinoscope. Je pense au Panthéon de Nadar, mais tu as peut-être d'autres idées. Alors peut-être pour le théâtre, je parlais de 1970, parce que je pensais à Paris 1870, parce que je pensais à Paris Théâtre, qui est une revue biographique plus de programme, et qui commence toujours par la production photographique d'un acteur ou d'une actrice. Ça, c'est 1870. Après, pour les têtes, ça, c'est l'histoire de la caricature. C'est déjà les années 1830, le Charivari, Benjamin Rougaud, le Panthéon Charivari, 1840. Puis après, Nadar, oui. Nadar, et puis là, c'est 1852, le Panthéon Nadar. Et le Mercier de Ville, quand même, je pense.
Et le merci de vie. Mais le grande explosion, c'est le second empire, je pense, de la tête. C'è ancora tempo? Si ha ancora di tempo? Per quanto riguarda Credo, sia teatro di prosa sia teatro minore, caffè champagne, le due varietà, la situazione è analoga, quello che diceva Marco, è molto vero, che si riflette su questo tipo di pubblicazioni. Io ho detto che la pubblicazione di questo teatro del caffè champagne è anche una pubblicazione di agenzia, anche se non inizia come una pubblicazione di agenzia. Ed è, mi sembra di poter dire, come forse un po' più che l'arte drammatica, un tipo di pubblicazione che si rivolge al mondo degli artisti, si rivolge, parla di quelle, le pubblicità sono secondo me un indicatore interessante, parlano ai parrucchieri per signora dove c'è uno sconto per le attrici, quando mai oggi c'è una pubblicità per signora con sconto per le attrici, dà anche la dimensione di quanto quel mondo fosse socialmente considerato, no? Per esempio. E comunque è una rivista che parla a quel mondo e parla a quel mondo per quanto riguarda il caffè champagne in modo corporativistico, cioè tutto il settore, e quindi anche agli agenti, agli imprenditori. E questo però si riaggancia a quello che alla differenza con la Francia, non c'è solo Parigi, qui è Parigi che canta, qui è il caffè champagne con l'ambizione di essere di tutta Italia, di raccogliere quella micro società diffusa in tutta Italia, di cui altrimenti non si saprebbe niente. E questo direttore che vuole essere invece proprio il capo, no? Per cui si fa promotore del fabbrico, questa federazione per il sostegno del lavoro degli artisti di varietà, vuole proprio portare a raccolta tutto un mondo che sarebbe disperso, che è proprio caratteristico di quella società teatrale, anche del teatro minore, che è tipico dell'Italia, non solo itineranti, anche diffusi ovunque. Sì, certo. Per cui c'è il cantante che va da Alessandria a Como, che penso che è proprio una situazione completamente allontana da, oltre tutto quello che è la... no, in questo, pur essendo una rivista dal punto di vista grafico anche gradevole, non c'è nessuno studio, proprio nessuno studio invece della direzione del caffè del Paris Cant, cioè di un ragionamento estetico per andare incontro ad un pubblico di lettori e funzionare alla lettura di quei lettori che partecipano di quel mondo lì. E questo fino almeno al 15-16, poi negli anni 20 cambia un po', però nella parte che più. No, io ero solo, effettivamente, io ero curiosa dalla domanda di Marion, effettivamente come funziona la stampa specializzata in Francia, non so se, insomma, quante sono le riviste, se ci sono degli studi, in effetti mi incuriosirebbe questo aspetto, quindi la faccio io la domanda piuttosto che rispondere. Se posso intromettermi un nanosecondo, poi prima di Marco, no, per una cosa che Marco ha sollevato e che adesso è stata ripresa. Ovviamente, beh, questo è banale, la scoperta dell'acqua calda, l'avevo appena detto, la Francia è una capitale, l'Italia è policentrica, quindi già questi discorsi, anche se poi l'ambizione è quella di parlare a tutti, sono polarizzati in città diverse, in momenti diversi. Accanto a questo c'è... questa è una cosa che mi interessa e quindi tiro fuori, anche se la brutalizzo in mezzo secondo, la questione delle etichette, delle definizioni. Per esempio teatro di prosa, che mi stupisce sentire usare, non esiste altrove. Infatti, ed esiste in Italia perché il teatro principale è il teatro dove si canta, che è un teatro diverso. Allora, Nicolò Tommaseo, dizionario della lingua italiana, quello prendere il D3, voce, prosa, si trova teatro di prosa, Tommaseo scrive abuso terrificante, non bisogna usare questa cosa. Noi italiani usiamo questa cosa perché il teatro principale è diventato quello in cui si canta. Poi c'è un nuovo teatro dove si canta, che è un teatro che invece nasce in prospettiva diversa e dove si polarizzano altre definizioni, ad esempio quelle di artisti, è
particolarmente importante, da quando gli uomini e le donne di scena si chiamano artisti, mentre va in lavoro una categoria che è quella di arte drammatica in generale, che funziona fino agli anni 80. Cioè, un tedesco in Italia che scrive una cosa stupenda, di Warburg, che dice in italiano, e una delle prime cose è la demolizione della dramatische Kunst e di tutta l'idea che c'è una cosa che si chiama arte drammatica, perché ci sono altri generi dove non necessariamente si parla. Questo dice Warburg, poi si può cantare, danzare, fare dell'altro, e questa è una prospettiva. La storia delle riviste, anche perché lì troviamo queste parole, ho sentito oggi. Adesso io non so quanto si trovi teatro di prosa o se è una nostra maniera retrospettiva di dire. La nostra maniera che allora non si utilizzava. Non si utilizzava, e c'è, per esempio, però è un rifiuto interessantissimo quello di Tommaseo, se no poi si va a Carmelo Bene, che faceva la domanda al Ministero e scriveva: se metto in scena Ignazio di Loyola, si può considerare prosa? Questo scriveva Carmelo Bene al Ministero, un'altra cosa. Scusate. Allora, visto che Lidia insiste su questa domanda, io non sono assolutamente titolato per rispondere, perché l'800 lo conosco poco, però mi sembra di poter dire che in Francia non esistono riviste di agenzia, perché non esistono le agenzie, perché il mercato è strutturato in modo diverso. Dico una stupidaggine, non lo so, per esempio esistono le agenzie di tournée. Sono una cosa diversa. Per esempio, c'è una rivista francese, però non mi ricordo le date, ma mi sembra sia piuttosto inizio del Novecento, che si chiama Le Chariot de l'Esprit, e che è legata alle tournée Barret, credo, cioè ai tourneur, quelli che si chiamano i tourneur, che riprendono gli spettacoli parigini con qualche volta delle vedette, qualche volta anche senza vedette, che poi vanno. Che portano questi spettacoli nella Provenza. Ma il sistema teatrale è veramente molto diverso, quindi è un meccanismo commerciale come quello che tu hai descritto, per fatica a trovare. Credo, però, attendo solo di essere smentito. Un'ultima domanda in fondo, sentiamo. Forse l'ultima, credo. Oui, j'ai envie de rebondir aussi sur cette histoire d'agence en France ou ailleurs, donc par un petit biais. Moi, j'ai travaillé sur un contorsionniste qui s'appelait Marinelli, mais qui est devenu agent dans les années 10, et effectivement qui avait une des plus grandes agences européennes, en fait, enfin, même une multi-agence. Et je ne sais même pas s'il avait un bureau à Paris. Je sais qu'il faisait sa pub dans Comédia, parce que j'ai retrouvé... et il y avait quand même une description de ces agences, et notamment il y en avait une à Londres, il y en avait une aussi à New York. Mais voilà, sa zone principale au départ, c'était l'Europe, et ensuite il s'est implanté aux États-Unis. Effectivement, dans Comédia, on trouve des publicités pour les agences, en fait, de Marinelli. On en trouve plusieurs dans les années 10, en fait. Je vais un petit peu dans le sens de Marco. Je pense qu'en fait, c'est dans la presse générale qu'on va retrouver aussi des éléments spécialisés. C'est-à-dire qu'il fait vraiment une description très précise de ces agences dans ces publicités qui sont assez longues et qui s'adressent donc à des spécialistes, en fait, plutôt qu'au grand public qui lit par ailleurs Comédia. Ah, peut-être quand même sur le 19e, parce que Jean-Claude en a parlé, il y a un journal de type hebdomadaire qui s'appelle Le Droit Artiste, qui commence dans les années 50, qui est un organe professionnel. Il n'y a pas des agences tout le temps, mais il y a quand même le milieu des artistes, le mouvement des troupes, les constructions des troupes, les changements des troupes, même dans chaque ville de droit de la telle personne. Donc c'est un organisme professionnel, donc ça existe. Je crois que l'orchestre aussi fonctionne un peu comme ça. C'est aussi une revue qui dure très longtemps. Simplement, effectivement, on va retrouver des structurations professionnelles qui ne sont pas les mêmes. Mais dans l'orchestre,
domani al caffè concert aussi mi figure quand c'est allora se parli senza microfono non si registra, quindi è inutile. Allora io ringrazio tutti, naturalmente il discorso della pubblicità è un discorso importantissimo e ci sarebbe molto da dire anche sulle riviste di tipo musicale oppure le riviste pubblicate dalla Ricordo e dalla Solzogno, che sono ovviamente dirette al grande pubblico, ma quella pubblicità è sempre molto mirata, quindi è un discorso veramente molto ampio e interessante. Allora, io vi devo dire adesso delle cose tecniche. Allora, i convegnisti, cioè, devono mettersi questo ordino qua per entrare al ristorante dove siamo prenotati. Il ristorante si trova sempre qui sull'isola. Uscite, andate dritti, poi girate a sinistra dove c'è la residenza ed è il Caffè San Giorgio. Se volete lasciare qui zainoni, borse grandi, noi chiudiamo la porta a chiave e quindi è inutile che vi portiate al ristorante, che poi vedrete non ha grandi spazi, zaini e borse grandi. Il programma che il Consolini ha fatto è molto stretto, quindi noi siamo qua alle 2. Ecco, il ristorante, come spero si sarà organizzato, ma portiamo pazienza perché l'arrivo di 30-40 persone creerà, come vedrete, un po' di scompiglio. Io ho chiesto che ci servissero velocemente, ma non lo so, quindi propongo di andare in corsa. Corsa, tu soprattutto, poi comunque insomma. Ci vediamo.